Ho mandato il recording. Possiamo chiacchierare. Adesso mi raccomando, è molto polite. L'hai trovata la ciabatta in palestra? Lascia stare, va. Ma si può che... poverina, non l'ha persa. O l'ha persa, se ormai era una bambina, l'ha scambiata. Solo che, sai, poverina, 8 anni. Cioè, già lei si è sentita un po' In in colpa, no? difetto. Eh sì. Poi gli ho detto, amore, non preoccuparti, l'unica cosa è che ho dovuto aspettare la signorina che mi portasse un altro paio di ciabatte per fargli fare la doccia. Va bene, cose che succedono, purtroppo. Io c'ho l'altro giorno, ieri siamo tornati a casa dalla palestra e Giorgia, appena arriviamo a casa, le cuffie, porca puttana. Ah, ma a casa se n'è accorta? Ma A casa se n'è accorta. io ho capito fuori dalla palestra. No, a casa sono dovuto Ah. tornare. Vabbè che in Ultraflex dove le lasci le Sì. ritrovi, però comunque sono cuffie da 200 euro, se cioè, torno, se sa mai, no? Lore, tu, allora, l'altra volta che ho fatto, mi sono dimenticato la borraccia, un po' di tempo fa, mi sono dimenticato la borraccia in Ultraflex, ok? Io proprio ho detto, vabbè, ormai è persa. Ce n'avevo un'altra, quella che mi ha regalato lui, ho fatto, vabbè, ormai mi porto questa qua. Poi ti giuro, la settimana dopo siamo riandati a fare gambe, la borraccia stava esattamente dove l'avevo lasciata. Oh, mamma mia. No, Non l'avevano proprio, cioè, mossa, niente, stava lì, ferma, impassibile, proprio. no, è assurda sta cosa. Pure io con Non la riuscivo a fare cintura niente. me l'ero. Non mi ero neanche accorto di essermela dimenticata. Se non che a un certo punto vado in palestra, passo tra i macchinari di pulli, non mi ricordo del dorso, e vedo la mia cintura a terra e realizzo in quel momento che effettivamente il giorno prima ce l'avevo in quell'esercizio e me l'ero tolta praticamente là. E evidentemente l'avevo lasciata là, là, rimasta, così Sì. com'è. Non si tocca, fantastico. È un altro paese, perché qua io, guarda, io una volta avevo le Vibram, mi allenavo con quelle ai tempi, e le ho lasciate in palestra per sbaglio un giorno, basta. Le ho salutate. Che poi lì va, cioè nel senso di Vibram si usano senza calzini, no? Eva, Ma la capire che te. cioè, non lo so, magari sono io, però che cazzo di schifo No, che ma anche una felpa una volta, ma cioè, rubi. Sì. purtroppo, qua non è che deve avere paura, però... Lore, come ti trovavi con le Vibram ad allenarti? Io ho ricominciato ora. Bene, 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 onesto. Io avevo, aspetta, adesso non mi ricordo perché ho visto che ci sono tanti modelli, cioè, comunque cambia, avevo quelle... Quelli con la dita, cioè, no? erano, Quelli con la dita. sì, esatto, però erano abbastanza morbide, perché ti ho visto che ce ne sono alcune che hanno la suola un po' più spessa, un po' più Ah, dura, ok. No, le giusto? mie sono E proprio io, quelli che si accartocciano praticamente proprio. sì, uguali, uguali, uguali. E io mi trovavo bene per il semplice fatto che comunque lo scontro l'ho sempre fatto, io d'estate lo facevo scalzo e piedi nudi, e facevi il segno della croce perché... Poi d'estate sudavi, c'era la pozza di sudore e avevi paura, uno per il peso e due per di fare uno scivolone e Mamma finire con la faccia dentro lo specchio. Però... mia. No, No, però io bene. mi sto trovando un sacco bene. Poi veramente ieri mi sono ricordato anche il motivo perché non lo riportavo più, perché quando è freddo comunque, cioè, a me si girano i piedi con le Vibram, in Sì, realtà. sì, E sì, sì. ieri l'ho accusato un pochino, però dopo è venuto fuori il sole, quindi Ma lì da voi come sono le temperature adesso? no, bene, Ora si sta 20 bene, fanno sui 20 gradi, poco meno di 20 gradi, c'è il sole. No, Sì. è come qua più o meno. Sì, sì, Che, sì, sì. il che, il che è strano, però ormai... Guarda, ti dico, rispetto, perché io sono salito ora da Roma, rispetto a Roma un po' più nuvoloso il cielo e un po' più fresche le temperature. A Roma un po' lo soffrivo il caldo, devo dire. Boccavo in Sì. Oddio, macchina, la fa. Si è andato l'ora. penso l'ora. Si è offeso. Sulla nota delle temperature ci lascia. Basta, io sono a Milano, ci sono le nuvole, non vi parlo più. Addio. Dai, ci ha dato sta chicca delle vibra. Comunque, ecco, mentre torna io continuo a dirlo perché, ecco, sono ottime. Eccolo, è tornato. Ci sei? Non ti sentiamo. Sentiamo. Non Mi si sta senti? pensando. Ma Sì. adesso. Sì, no, scusa, ma boh, non so, è morto. È morto, per un attimo è morto. Vabbè, mi ha abbandonato. Lo sai che sto rivedendo adesso che voglio comprare? Le Vibram sempre, però quelli lì senza le dita. Praticamente Porca hanno trovata. solamente la una. Hanno
accenno della forma delle dita, però non sono proprio tutte quante separate. Perché cioè, comunque quelle lì, quando, soprattutto quando fai le gambe, che ti devi mettere le ginocchiere e tutto quanto, cioè ogni volta è un... Sì, è un casino. Ma perché sennò io sto optando, adesso sembra che stiamo facendo una cernita dei brand, però mi piacevano, perché vedo che Ludo usa le Nike, giusto? Per le gambe. Da squat. Sì, però sì, ho visto... Sì. Che sono un buon compromesso, che comunque puoi usarle anche per allenamento di altre parti, le Metcon. Io mi ci sono trovato malissimo le Metcon. Ah, ok. Io le ho usate con le gambe forse, però poi sono un po' scomode personalmente. Sì. Io sono molto per, in generale, le free run, quelle soprattutto di tempo fa, con quelle cioè, mi sento proprio comodissimo, proprio discorso comodità. Stacchi o scalzo oppure con le All Star, le Converse, le Vans, anche le Vans. Un po' le scarpe da squat mi ci trovo molto bene, ovviamente, e se no anche molto bene. A Roma ad esempio mi sono allenato con le Converse, ho rifatto gambe con le Converse che non facevo da un po', e devo dire mi ci trovo molto bene. Sì. Quindi le Vibram non le utilizzo perché mi fanno, sono brutte, cioè nel senso cioè io già con le scarpe da squat mi dà terribilmente fastidio guardarmi allo specchio con queste scarpe che sono, a me non piacciono per niente, sono scene a punta, sembrano dei triangoli, tipo. Quindi io sono molto influenzato da questa cosa, che non è una cosa positiva, non è una cosa bella da dire, però purtroppo è così. Io però, cioè, mi trovo troppo bene con le Vibram. E poi comunque prima usavo le Vans, quindi comunque scarpa bassa. Però sì. Cioè, sono proprio un'altra, sei proprio con i piedi a terra con le Vibram, assurdo proprio. Sì. Anche il controllo con i polpastrelli delle dita dei piedi, capito? Sì. Comunque un minimo usare. Sì. Io mi ci trovo benissimo, e infatti stavo pensando di comprare quelle lì senza, diciamo, senza le dita, proprio perché almeno posso mettere il calzino e usarle pure l'inverno, quindi questo qui dopo. Laura, sì. Dici, com'è questo off season, come va? Eccoci, siamo quasi arrivati. Ma no, io ormai, guarda, siamo, allora, mancano 4 settimane, se non erro, 5, che iniziamo il pre-contest. Sì, beh, più o meno dopo Pasqua, grosso modo. Quindi, guarda, adesso onestamente me la sto godendo, nel senso che sono easy, sono tranquillo, come ho scritto anche sul sito, sul logbook, è un periodo comunque dove non ho... il volume è basso, bassissimo, quindi cerco di mantenere i carichi. Non avendo molto volume, comunque... non è, cioè, durante il giorno non sono cotto, e sto sfruttando tanto il recupero, cioè quando devo dormire al mattino dormo. Recuperativo, cioè, l'hai fatto? Sì, cardio per adesso siamo fermi, volevamo iniziare appunto tra poco con l'IT, e per poi tenerlo comunque in pre-contest, il che è nuovo, perché io non l'ho mai fatto, cioè sono onesto, io non facevo mai cardio pre-contest. Come ho detto a Ludo, io facevo, nonostante le condizioni che porto, io nel pre-contest massimo mi concedevo lo Stairmaster post gambe o Perché? post femore, non mai faccio, cioè, cardio. No, perché lo Stairmaster dopo gambe? Erano un po' di bro science, e pensavo che lavorasse per lavorare un po' più sull'inserzione del gluteo femorale, che poi sostanzialmente, cioè, funzionava Funziona, meglio. Non funziona. so se fosse. Però io Condiziona. allora facevo quello 20 minuti al massimo, però 2 volte a settimana, a dir tanto, però senza guardare i battiti o quant'altro. O se no, facevo quello spesso, un 3-4 volte a settimana, anche 40 minuti di abduttori continuati. Sì, una rottura di scatole, però l'ho fatto nelle ultime 3 preparazioni, e non so se ha funzionato o no, però era una sorta di, cioè, cardio, no, non puoi chiamarlo cardio, era una tortura che ti facevi per 40 minuti.
Sì, non stop. Non stop. Sì, mi ascolta, è come c'è chi sceglie di fare il tapis roulant, c'è chi sceglie di fare gli abduttori per 30-40 minuti. Io col tapis roulant tutta la vita. Carico che mettevi una piaccia, cioè, quanto mettevi di carico? Poco, tipo 20 kg forse. No, forse partivo un po' più alto e poi man mano scaricavo. Arrivavo a finire con 20-30 kg. Ma questo comunque viene dalla scuola, ha iniziato a farlo Mauro Sassi. Sì. No, nel senso, in realtà i lavori, questo genere di lavori, di utilizzare il cardio in maniera funzionale, anche per esempio il tappeto in superpendenza, lavorando sulla flessione plantare per i polpacci, son sensati, mi piacciono. 40 minuti di abduttori, devo dire, non l'avevo sentita. Singolare, sì. Sì, abbastanza... sì, io lo faccio, però questo lo facevo una volta a settimana, cioè magari se lo inserivo due volte facevo mezz'ora per volta al massimo, però l'allenamento era solo quello, magari facevo il ragione di recupero, andavo a fare quello e facevo quello di addome, punto, cioè non andavo a richiamare altri muscoli o a fare altro, quello sì. Ok, adesso però, sarà un po' diverso. Sì, no, infatti non so fino a... perché comunque, guarda, dico, io il gluteo striato ce l'avevo anche quando ho gareggiato a Mascolmenia, quindi cioè, poi logico, aumentando di peso è migliorata la densità, però è sempre, cioè io paradossalmente ho meno problemi a portare il gluteo striato che il petto. È magari anche una questione di ipociti, di distribuzione, cioè un po' tutto, però sì. Per me è stato molto più semplice su quello. Sì, sì. No, poi vedremo lit, quest'anno. Sì, l'IT comunque, aperta questa parentesi, lo teniamo soltanto all'inizio, ovviamente. Nel senso, è quasi startup di deflezione, poi dopo rischiamo di combinare casini. Quanti chili in più pensi di portare sul palco questo giro? Non ho idea, perché per il semplice fatto che l'ultima preparazione che ho fatto quando ho vinto San Marino, che ho vinto 90 kg, ero in gara alla pesa, ero 87,5 88 grosso modo, e sono partito dall'off season a 90-95, però ero, cioè la BF era bella alta, non avevo linee, poi off season gestite male, sensibilità insulinica, non sapevo neanche cosa fosse, era molto meno tecnica la cosa. Avevo fatto quattro gare, avevo gareggiato la prima gara a Copenaghen, ero 83,5, e a distanza di un mese e mezzo ho gareggiato 4 kg in più sfruttando il rebound, tenendo, io ho la fortuna che comunque una volta che entro in condizione riesco a tenere i carbo alti, cioè dato l'allenamento, dato il metabolismo, io viaggiavo una media di 600-700 grammi di carbo più o meno, e ho portato 4 kg in più con la stessa condizione. Quest'anno vediamo, cioè passare già i 90 kg, cioè portare magari anche 2-3 kg in più a parità di condizione, e soprattutto avendo lavorato sui punti carenti, a noi è quello che interessa. Poi è un terno all'otto, perché comunque è 3 anni che non gareggio, quindi anche per me è una sorpresa, mi conosco, però sono davvero davvero curioso, davvero davvero. Invece dalla parte del coach, che cosa ci aspettiamo da questa? Anch'io sono curioso, cioè è la prima preparazione che facciamo insieme, e in off season è andato in realtà a meraviglia, nel senso che Lore è migliorato tanto proprio come atleta, nel senso proprio l'approccio all'off season, l'approccio all'allenamento, alla programmazione, la capacità di non solo dare feedback ma anche analizzarsi, e sono sicuro che questo in preparazione poi darà veramente tanto, darà tanti frutti, perché se saremo in grado di capire esattamente quali fili tirare in quali momenti, quando tirare un po' il freno, quando poter spingere un po' di più sull'acceleratore, eccetera. E dal nostro, sì, l'obiettivo è quello di salire sul palco più esplosivi, più pieni rispetto all'ultimo, perché la condizione ce l'ha, nel senso è sua, e su quella giochiamo abbastanza facile. La cosa che vogliamo estremizzare è molto l'esplosività e la pignezza, proprio
e i volumi, logicamente. Quindi vediamo, vediamo. Ci siamo fatti una bella off-season, un bel periodo di off-season in generale, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza confident che le cose procedano bene sul palco. E vediamo di toglierci sta soddisfazione del tesserino. A testa bassa. Oggi, Lore, tra parentesi, io e Fede stavamo facendo i programmi per te e per l'Arnold UK. Abbiamo praticamente tutta la gara, tu non sei niente, non ti preoccupare. Abbiamo organizzato tutto, l'hotel, le cose. Beh, al massimo vengo io stesso. Vabbè, ma ci sarà anche quello amatore nel caso. Certo, c'è amatori. Sperando che non... Bene, quindi... In un caso o nell'altro, io spero nella prima opzione, però... Sì, ma tanto l'Arnold Amatori è venerdì, tu devi venire da sabato, capito? Sì, è vero. Sì, sì, sì. Non ci interessa, Amatori. Dai. No, vabbè, comunque stiamo organizzando, perché magari stiamo dicendo di quanti giorni ci vogliamo fare l'Arnold. E, io perché più che altro pensavo di venire su tipo il sabato e la domenica per vedermi comunque le gare... cioè dei, diciamo, i pro, e il giorno dopo mi lavoro fa di fiera, perché comunque la domenica ci sta più gente, cioè ci stanno tutti quelli che hanno gareggiato il giorno prima, comunque si fanno un po' di fiera, poi vedete un po' di sì, persone. Poi sto vedendo che la stanno spingendo tanto, anche su Instagram, a livello di pubblicità e a livello anche di atleti, ma al di fuori del bodybuilding, perché ho visto, ci sono parecchi lottatori, boxer, poi ho visto MMA, diverse star, ho visto. Quindi, cioè, come evento a 360 gradi, davvero, penso che stiamo cercando di portarlo come main event in Europa, no? Sì, 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 sì. Comunque considera dietro, almeno allo scorso, c'è la Eddie Hall. E lui sta cercando di spingerlo parecchio, cioè, e lui è diventato abbastanza olistico, tra virgolette, a livello di sport, quindi ha capito bene che aprirsi di più porta solo che vantaggi, quindi secondo me esce veramente un bel evento. Sì. Anche perché qua in UK c'hanno il Body Power, no? come festival loro, come fiera loro. Comunque quest'anno all'Arnold UK sì. Sicuro, 90% di Asha e Olinshid, sicuri. Lo fanno. Cioè, addirittura ci stava James Olinshid che ha detto proprio che è l'unico show che fa per la qualifica all'Olimpia, da quello che ha detto. Quindi proprio De Asha lo fa perché lo fa sempre, cioè nel senso comunque lui è uno che se lo fa sempre l'anno. Ma riesce a recuperare De Asha con il bicipite? Sì. Sì, non era uno strappo completo, non è tutto distaccato. Ah, ok. Sì, secondo me sì. Poi De Asha, insomma, è uno che in condizioni ti entra abbastanza facilmente. Sì, sì, quello sì. Logicamente non potrà lavorare magari l'off-season, cioè porterà la condizione non migliorata, ma per questione di tempistiche, penso, certo. Più che altro. Sì, 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 sì. Vediamo, sono curioso. Sì, però ecco, stiamo dicendo che nel caso vieni su a gareggiare come pro, se vieni su da solo, che magari ti serve, non lo so, compagnia così, vengo su pure io in hotel, sto là con te, qualsiasi cosa, tipo messere, capito? Sto là, lo sceferro. Vado io, capito? Così, tre volte. No, ma anche perché io comunque i giorni della gara me li dico, cioè non sono uno che diventa nervoso, anzi a me piace... Cioè me la godo, anche perché vivo il palco come passione, mi piace. Cioè a me piace proprio, non è una sofferenza. Cioè mi piace proprio, quei giorni sono spettacolari. Quindi, no, comunque devo venire su. Penso, comunque anche con Ludo parlavo, sicuramente nel pre-contest verrò su più volte. Perché ci tengo che mi vede lì, cioè che mi vede anche dal vivo. Poi devo allenarmi in questa Ultraflex. Vedere un po' di celebrità che ci sono lì. Poi c'è la posing room, lo fa qualche foto lì in condizione voglia. Accettabile, quindi speriamo che lavino lo specchio. Sì. No, allora a parte noi ci vediamo a Rimini, a Rimini Wellness. Rimini? Sì, infatti sì, c'è a Rimini. Sì, 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 ci vediamo là. E poi io e Gio dovremmo scendere a Milano anche a giugno, che ci abbiamo delle atlete in gara, cioè Giorgio ce l'ha, quindi me l'hai detto, sì. Sì, con l'occasione noi ci vediamo, e poi vabbè sì, ci abbiamo l'estate, e poi io scendo ovviamente sì, sì, a settembre per il tuo show.
Ah, vieni giù tu comunque, sì. Eh sì, dai, cioè voglio godermelo il che tanto è comunque è anche Yamamoto lo show che fa. Ti metto l'ansia, no? No, ma lo prendi, lo prendi. No, no, anzi, mi fa piacere. Cioè. Lo prendi, beh, perché tu? Dici tu. Eh? O lo prendi o lo prendiamo con la forza? Ragazzi, no, hanno fatto un bel po' di domande. Vamo. Cominciare o... Vai. Allora, un sacco di persone ci hanno chiesto come stiamo gestendo questo SST. Probabilmente okay. Perché adesso Patrick è diventato molto, molto, molto famoso anche in Italia, visto che sta con Yamamoto. È una faccia molto ben vista, parla italiano, quindi comunque tutte le informazioni riescono ad arrivare abbastanza dirette pure al pubblico italiano e sicuramente è un preparatore di ovviamente un preparatore di altissimo livello che però è arrivato finalmente questa ondata nuova anche nel pubblico in Italia e ovviamente sì. Essendo il fautore dell'SST diciamo vogliono sapere un po' come gestiamo tutto quanto, come stiamo gestendo nell'allenamento per capire secondo me anche un po' meglio lo stile di Patrick Tour. Sì. Ovviamente è una cosa, penso che è la cosa più difficile perché è l'unico stile che non è uno stile fondamentalmente. Sì. E poi Ludo questo qua me lo potrà confermare. Ma sempre perché anche a me me lo stanno chiedendo, però io onesto non l'ho ancora provato e purtroppo i ragazzi che vedono le informazioni su internet, bene o male, spiegano un SST forse al 5%, quindi sono un po' traviati. Cioè, ai tempi anch'io quando volevo provarlo, avevo visto che faceva il classico SST, sai, quello Social con Express, esatto, i video, e sì. tanti lo applicano su tutti i gruppi muscolari per più esercizi, ma non è questo il vero SST. Infatti, a Esatto. me me lo chiedono, io dico, ragazzi, io non so quanto voi, Ludo lo sta provando perché è complesso da fare. Cioè. Sì, diciamo, allora, l'SST è appunto Patrick fondamentalmente ha smesso di fare molti video del genere perché si è reso conto che la gente prendeva e copiava lo schema e vedeva l'SST come nello schema, non capiva il messaggio. Se io Patrick l'ho stalkerato parecchio perché sin da subito mi è piaciuto molto, anche a livello di enjoyability, è un metodo di allenamento che è molto sulle mie corde, Fede pure centrato in fissa, cioè è veramente bello, cioè è proprio divertente, è divertente tanto e è molto completo. E lui negli anni, in realtà osservando soprattutto anche i diversi atleti, tipo all'epoca c'era Sommerfeld che aveva fatto un sacco di video, adesso sta con Nilil, mi sembra ancora, comunque si può vedere che c'è un'evoluzione comunque, si può vedere che alla fine c'è un messaggio comune, un goal comune che Patrick vuole raggiungere, ma gli schemi variano molto, sono proprio diversi, cercano di toccare corde diverse in base al contesto specifico. Quindi anche lo schema di variabile a contrazione, che è quello che normalmente si vede la gente fa, che è il rest pause, drop eccentriche, drop concentriche, isold, quello non puoi utilizzarlo su tutti gli esercizi o su tutti i distretti muscolari, cioè anche quando lo vai a provare, ogni schema, ogni sì, schema che viene utilizzato lo percepisci in maniera diversa, più o meno efficace, in base a dove lo metti, il distretto muscolare e qual è lo schema motorio, l'esercizio quindi che vai a fare. Quindi può prestarsi bene o può prestarsi male. Ora, il concetto dell'SST è il lavoro sulla densità. Densità intesa non tanto come accumulo di, diciamo, di serie, di ripetizioni, quindi molto spesso quando si ragiona sulla densità si cercano di fare straight set molto lunghi, tipo 20-30 ripetizioni o comunque poco recupero e lavorare su questo. In realtà Patrick vuole una densità più orientata sulla ricerca del tonnellaggio, che può essere dato soprattutto dall'utilizzo di alti carichi. Cioè, sostanzialmente il concetto di base è l'esempio perfetto è James Hollingshead. E questa è una cosa importante. L'SST si applica in una fase successiva o all'interno di un macro ciclo di lavoro o comunque nella carriera dell'atleta si applica dopo che hai costruito carichi. James Hollingshead, atleta con carichi assurdi, inverosimili, lavorava in un progressive overload semplice.
che lo portava a consumarsi, perché di base uno che ti fa 300 kg di squat non puoi dirgli ok, cerca di strappare un minimo di più e strappare più ripetizioni, si consuma, si brucia totalmente. Infatti anche nei periodi di contest prep lui si bruciava facilmente, è successo per 2 anni di fila che arrivava bruciato alle ultime competizioni completamente, è successo in Romania, è successo a Tokyo dove addirittura ha accannato la preparazione quando era con Jordan. Quando era con Jordan, arrivava, e mi sembra a Tokyo in realtà era allenato da Jordan, ma stava con Chris Viz, mi sembra. Comunque, che cosa è successo? Ha iniziato a farsi seguire da Patrick, un atleta che ha quei carichi. Patrick gli ha riportato quei carichi su un maggior tonnellaggio, quindi è come se li avesse ridistribuiti. Per esempio, invece di fare uno straight set di hack squat, ok, con un certo carico, tu carichi un filo di meno, magari, però lavori in rest pose. Quindi sostanzialmente quello che esplode sono le tue effective reps. Cioè, di colpo James si è trovato ad avere un quantitativo di effective reps e di tonnellaggio sulle effective reps, che è la differenza rispetto a straight set lunghi, molto più ampio. Quindi logicamente la gran parte dell'allenamento, lo scopo dell'SST è far sì che la gran parte del tuo allenamento sia costituito da effective reps, quindi ridurre il più possibile le ripetizioni di accumulo di fatica. No, in un straight set abbiamo 10 ripetizioni sono di accumulo di fatica e le ultime 3-4 sono le effective reps. Se io faccio... Toccare più failure point possibili. Sì, nei failure point sono un'aggiunta, nel senso... puoi fare, ad esempio, se guardi lo schema, quello o il 10x4, oppure guardi lo schema che facciamo, quello l'extended time rest pause, quello con 45, 30, 15 secondi di recupero. Là in realtà il cedimento concreto, quando lo fai su compound importanti, hai un failure point finale. Perché parliamoci chiaro, quello schema non è pensato per farti raggiungere tutti i failure point, è impossibile su una pressa, l'abbiamo provato. Ho 8 failure point... Non ce la fai, no? Cioè... Allora, ce la puoi fare su una chest press, sì. Su una pressa no. È anche quella la differenza, capito, delle persone. Cioè, non puoi prendere uno schema, cioè devi contestualizzarlo. Però, se lo fai su una pressa, guadagni tantissime effective reps. Cioè, le effective reps sono veramente tante rispetto a uno schema metabolico o qualcosa del genere, no? E, per cui, il punto è proprio questo, che per un atleta che ha dei carichi importanti, l'unico modo per... continuare a migliorare, continuare ad aggiungere volume, è quello di avere quante più effective reps possibili e logicamente i failure point in primis, cioè cercare di coltivarli e di averne tanti. Quindi è il tonnellaggio ragionato però sulle effective reps, quindi non il tonnellaggio totale, perché se io voglio aumentare densità e tonnellaggio totale faccio degli straight set lunghi, quindi faccio serie lunghe da 15 ripetizioni con poco recupero e vado avanti così. Quando parliamo di volume allenante. Sì, è quello. Quando parli dell'avanzato, il volume non è più intelligente identificarlo nella serie allenante, ma nell'avanzato il volume è in quello che ti interessa, è dato dalle effective reps, in ultimo. Okay. Sono quelle. Perché tanto un avanzato, se tu, anche per dirti, Lore è successo più volte che mi ha toccato l'overreaching, tante volte. Io lo vedo con lui, Lore ha carichi importanti, soprattutto sul lower, sulle gambe. Io Lore non è che gli posso far fare un aumento di volume importante. Cioè, lui, partiamo dal volume minimo efficace, che essendo avanzato è già un po' più alto rispetto a un neofita o un intermedio, quindi già questo è una mazzata. Ma se io inizio a aggiungergli serie da questo minimo volume efficace, lui nel giro di 4 settimane è cotto. Perché se io aggiungo, come magari faccio per un intermedio, aggiungo 1-2 serie a settimana per ricercare un progressive overload di volume, lui è cotto. Quindi l'unico modo per poter lavorare con atleti del genere è mi metto al minimo volume efficace e aggiungo in maniera chirurgica con intensifier. Quindi ragiono sulle effective reps. Voglio farti consumare più effective reps, ma anche là la strada è corta, perché con carichi così importanti non è che vanno tanto lontano. Quindi mi assesto in un volume massimo tollerabile e aspetto che si cuocia per aumento di carichi, aumento di intensità, eccetera, perché a un certo punto si cuoce. Cioè sull'avanzato è molto più delicata la cosa, lo devi... portare un filo avanti, lasciare là e aspettare che si cuocia, scaricare, riportare tutto il resto. E in questo l'SST ti ha molto margine di utilizzo, molto margine di intervento. Lo stiamo vedendo adesso, comunque, quant'è che abbiamo cominciato? 3 settimane? No, un po' di più, un po' di più. Però comunque ancora siamo abbastanza freschi. Cioè, io mi ricordo quando abbiamo fatto John,
che 6 settimane abbiamo dovuto scaricare. Cioè. Sì, e il discorso è siamo abbastanza freschi, considerando che tu hai interrotto le gambe per una settimana, mi sembra, le skippate, 3 settimane. E io sto scendendo in Italia, mi sono allenato molto meno. Quindi abbiamo avuto un piccolo break. E... però lo vedrai, comunque tende a cuocerti abbastanza velocemente pure l'SST. Però no, dico, più a livello comunque mentale è molto più... tanto, quello. Cioè esco dalla sessione in palestra che non ci capisco niente. Però ho finito... cioè comunque mi riprendo pure abbastanza semplicemente, capito? Passano 20 minuti di power nap e ci sono. Ma perché è qua l'errore che fanno tanto le persone. Quello che impatta più sul recupero è il cazzo di volume. Cioè il volume proprio come tonnellaggio totale. L'SST ti dà il vantaggio che tu il volume totale è basso. Quello che è alto è il tonnellaggio di effective reps. Il volume totale non è così alto. È un vantaggio assurdo perché le persone si fanno guidare molto dalle sensazioni. Cioè il fatto di sentire le ultime ripetizioni più impegnative ti dà l'idea che sono quelle che impattano sul recupero. Però non c'è niente di quelle ultime ripetizioni che impatti di più sul recupero, non c'è, perché quello che succede nelle ultime ripetizioni rispetto alle prime è una maggiore attivazione di stress metabolico, perché c'è più pompaggio, che da un punto di vista di recupero c'ha solo che vantaggi, perché se io creo un ambiente, un environment metabolico sul distretto, rendo la cellula più idratata, con più nutrienti, con una maggior capacità di recupero, più lattato che va nel ciclo di Cori mi recupera come glucosio. Cioè, quindi lo stress metabolico che aumenta, impatta, logicamente serve recupero, ma se noi togliessimo tutto il resto, lo stress metabolico non impatta sul recupero, ok? Il danno muscolare non aumenta nelle ultime ripetizioni più di qualsiasi altra ripetizione. Infatti, una cosa che si può fare è che se tu ti fai un SST, adesso all'inizio perché l'hai ripreso del resto, però non è un metodo che ti dà tanti DOMS. Se ti fai alto volume, se ti fai alto volume, c'hai un sacco di DOMS. Guarda Jordan, quando provò a fare il metodo di Sretel del RIR, la cosa che disse è: sono pieno di DOMS, non avevo il carico di meno e sono pieno di DOMS. Proprio perché è il volume, è proprio il tonnellaggio che caratterizza. Cioè, tu più botte gli dai al muscolo, più crei microlesioni. E l'ultimo meccanismo che si attiva sono i meccanorecettori. Quelli impazziscono nelle ultime ripetizioni, ma i meccanorecettori non impattano sul recupero, sono dei recettori meccanici, non creano cioè il fatto che il recettore meccanico vada a leggere una necessità di adattamento non impatta minimamente sul recupero, cioè non è che serve il recupero. Quando io metto la mano su una stufa calda e me la ustiono, io devo recuperare dall'ustione non perché i meccanorecettori si sono attivati, ma perché la cazzo di pelle si è ustionata. I meccanorecettori sono segnalatori. Proprio per questo, quando tu metti la mano sulla stufa calda e appena te ne accorgi la ritogli subito, dopo qualche secondo la mano non è nemmeno più calda. Esatto. In realtà, ho capito, perché comunque ci sono stati solamente i meccanorecettori. Si attivano, impazziscono. Basta, capito? Quindi il vantaggio dell'SST è proprio questo. E il problema delle persone che si orientano, che cercano sempre il volume e che evitano l'intensità o evitano il cedimento perché dicono che impatta di più sul recupero, è semplicemente che loro leggono il dolore, cioè la sopportazione del dolore, come un qualcosa che impatta sul recupero. In realtà no. Cioè il fatto che tu non riesci a sopportare il cedimento perché non riesci a, dici che non riesci a recuperare, non è che non riesci a recuperare, è che tu ti prende la cazzo di angoscia ad andare in sala perché non riesci a sopportare quel dolore. Quindi non è un problema di recupero muscolare fisico, è un problema che non riesci tu a sopportare quel tipo di allenamento, quel tipo di dolore tutti i giorni in cui ti devi allenare. Cioè l'idea di andare in palestra e sopportare quel cazzo di inferno ogni volta, tu non ce la fai, ma va benissimo così, perché se tutti lo potessero fare il bodybuilding sarebbe uno sport per tutti. Lo sport lo sappiamo non è per tutti, cioè come io, Fede, se tu mi metti a boxare o a fare kickboxing, io magari ti dico guarda, tu magari dici guarda sei portato, sei in gamba, e io ti dico sì, ho capito, però io sul ring con la gente non ci so stare. Cioè una volta che sto 5 minuti sul ring, poi se ne riparla l'anno prossimo, perché psicologicamente sono frenato. Tu che mi dici, non fa per te lo sport. No, va bene. Perché per combattere devi avere le palle di salire su un palco e prenderci le botte, fine. Sì, no, ma infatti questo è il discorso che già abbiamo affrontato. Sì. Cioè, non è per tutti salire dentro una gabbia e prendere gli schiaffi per 5 minuti, per 5 round. Cioè,
capito? Esatto. E, tutti gli sport sono così, insomma. E, fare più volume è più semplice. È meno tassante, ma a livello mentale è un po' più semplice. Infatti, secondo me c'è molto un crossover, cioè nel senso le persone non capiscono qual è la differenza tra il recupero a livello muscolare e il recupero a livello del sistema centrale nervoso. Per loro è tutta una cosa. Bravo, esatto. Cosa. Quando invece sono due tipi di recupero completamente differenti. Esattamente. E quindi nel momento che tu capisci questo, nel momento che tu capisci che comunque il tessuto muscolare ci mette molto di meno a recuperare di quello che ci potrebbe mettere il sistema centrale nervoso, capisci bene che comunque è molto meglio diciamo spremersi e alzare effort, intensità in palestra piuttosto che fare molto volume, sentire meno bruciore sulle gambe, però ci metti molto di più a recuperare a livello di sistema centrale nervoso. Assolutamente. Quindi, volevo aggiungere una cosa ritornando all'SST. La prima cosa importante, ragazzi, se volete impostare l'SST, prima cosa ovviamente informatevi, cercate di vedere tutti quelli che fanno SST e capite un attimo come funziona. Ovviamente vedete un attimo tutti gli schemi motori che usano e tutte le tecniche di intensità che usano. Ma la seconda cosa importantissima, dove sono cascato anche io, l'SST è un allenamento che si fa in palestra, che si programma in palestra. Nel senso che per quanto tu possa scrivere su un pezzo di carta, sul telefono, sulle tue note, cosa vuoi andare a fare, finché non vai in palestra e lo provi, non saprai mai quello che ti aspetta. Mai. Perché abbiamo fatto questa prova con Ludo, mi ha detto di programmare a me l'SST, quindi in teoria quello che stiamo facendo è l'allenamento che ho programmato io, ma ancora adesso, a 5 settimane che siamo in SST, stiamo continuando a cambiare esercizi e schemi motori su qualcosa, non su tutto ovviamente. Perché? Perché più vai avanti, più ti rendi conto di come determinati schemi motori funzionano solo su determinati esercizi, se fatti in un determinato momento dell'allenamento. Cioè, complicatissimo, complicatissimo. Però in realtà è proprio quello che ti dà la possibilità di portare l'SST a essere più proficuo e più duraturo nel tempo, in realtà. Quindi una cosa secondo me fondamentale, cioè proprio una delle cose più fondamentali dell'SST è proprio quella di andate in palestra e provatelo. Lo provate e vedete, scrivete una nota, questo tipo di schema motorio può andare bene su questo esercizio, sì o no, e poi riprovate un'altra volta. Anche se magari vi prende qualche settimana, però alla fine avrete veramente un tipo di allenamento con i controcoglioni che potete usare, che comunque vi dà veramente un efficace, che vi dà veramente un'ipertrofia che pochi altri allenamenti vi danno. Assolutamente. È una cosa veramente importante da dire. Poi logicamente, ecco, se riuscite adesso, se Patrick organizzerà altri seminari eccetera, cercate di seguirli, perché è là che poi capite esattamente cos'è l'SST, quando è un seminario eccetera. E prima di passare alla prossima domanda, voglio dire una cosa, perché ho il canale YouTube da 5-6 anni, non l'ho mai detta, e ragazzi, iscrivetevi al canale. Mi sono accorto che, cioè, perché vedendo mi sono accorto che effettivamente è una cosa che non dico e secondo me fa la differenza, è super apprezzato da parte nostra e c'è molto molto utile. Se vi iscrivete al canale, mettete like, questo per tutti i video, mi fate finta che l'ho detto a tutti i video, quindi andate nei video vecchi e mettete like. No, molte persone guardano i video e magari si scordano di iscriversi al canale oppure di mettere like ai video, però ragazzi, per noi è veramente veramente utile, soprattutto ci incentivate a fare sempre più contenuti, quindi se vi interessa il canale, se vi piace, mettere like al video, commentare, ovviamente dare le vostre impressioni, feedback, iscrivervi al canale, possibilmente anche girarlo in giro su Instagram eccetera, è veramente super super apprezzato e ci spingerà logicamente a fare molti più contenuti. Quindi ora sono un bravo influencer. Secondo me, se lo dico in tutti i video, comunque cambia radicalmente. Ah, guarda Ludo, ti posso dire una cosa? Io ascolto tutte le mattine un giornalista del bodybuilding, ok, americano. Lui ogni volta dice: ragazzi, non vi scordate di mettere like, e io ogni mattina cazzo il like e metto. Bravo, like. Esatto. No, io perché me ne sono accorto, perché l'altro giorno in un canale che seguo, Geopop, che è molto bello, Le Scienze della Vita, mo faccio pubblicità, un canale di geopolitica e geologia in generale, molto carino, loro lo dicono sempre, e l'altro giorno mi sono reso conto che io
andavo tutti i giorni a cercare, scrivevo Joe Pop, andavo a vedermi i video, ma non mi ero iscritto. Mi ero totalmente dimenticato di iscrivermi, non so perché, non ho idea del perché. E quindi ho detto, cazzo, vedi, cioè, è veramente comune che uno si scorda di mettere like. Allora adesso mi sono fatto la cosa e dico, dillo, perché ovviamente le persone poi si rendono conto. Esatto. No, perché molti sottovalutano poi l'importanza, però un'iscrizione, un like, cioè, comunque sono super importanti. Anche perché abbiamo migliaia di views, e di like stiamo parlando di centinaia, quindi in realtà se tutti quelli che vedessero si ricordassero di mettere like, avremmo un sacco di like in più. Vabbè, insomma, volevo dire questa cosa. È diventata troppo lunga. Prossima domanda? Vai. Allora, questa qui carina. Allora, un ragazzo ci ha chiesto qual è la differenza. Ci ha chiesto sulla pasta muscolare. Allora, che cosa vuol dire pasta muscolare? Come ricercare questa pasta muscolare? E se i macchinari o i pesi liberi fanno la differenza su quanta massa su quanta pasta muscolare si riesce a mettere? Vai, Lore, questa è tua. Ma allora, pasta muscolare con col tempo sicuramente ci vuole tanto tanto tempo. Maturità muscolare implica tanti anni di allenamento fatto in un certo modo, l'effort sicuramente, i carichi fanno la differenza, cedimento potrei dirtelo, però è già racchiuso nell'effort, cioè non è è quello. Poi la differenza tra pesi liberi e macchine, cioè, è sempre stato un discorso che hanno fatto molti negli anni, ma secondo me onestamente non cambia nulla, anche perché adesso siamo nel 2022, abbiamo un parco macchine, delle attrezzature che sono strabilianti, che sostituiscono in gran parte l'allenamento col carico libero. Rischi meno di farti male, hanno una biomeccanica migliore, riesce a isolare molto meglio i muscoli, quindi la differenza lì no, oggettivamente non c'è. Però pasta muscolare, allenamento pesante e la tecnica, cioè anche quando vai a lavorare il dorso, isolare il dorsale, cioè lavorare sul muscolo. Io comunque, che non sono un neofita, il cambiamento l'ho visto negli anni, cioè onesto, io la pasta muscolare che porto sulle gambe è perché io le gambe, cioè per me, sin da quando è iniziato, io quando facevo le gambe stavo male, a me veniva l'ansia di a poco, veniva la febbre, mi ricordo quando cambiavo la scheda io avevo la febbre, facevo di notte, mi saliva la febbre 38, quando cambiavo la scheda, iniziavo a sudare, cioè avevo quelle stozze, disagi di malessere, cioè masochismo puro, cioè non so, poi vabbè, avevo un volume allucinante, tutte le sere portavo al cedimento, però nel lungo, poi avendo imparato a allenarmi e tutto, cambia, la pasta muscolare cambia, cioè lo vedi anche poi quando sali sul palco, la differenza c'è. Come la definisci, Lore, la pasta muscolare? No, allora, non sono le vene, non è la pelle sottile che tanti portano, sono le separazioni, le inserzioni muscolari no, perché quelle te le dà la madre natura, sono le separazioni, la profondità delle separazioni, no. Una gamba, qui una gamba tu vedi il sartorio, vedi tutto il muscolo delineato, separato, quello è. Densità è quello, poi vabbè, logico, poi tiriamo fuori i dettagli, parli del proprio che si vede proprio la fibra muscolare, lì arriviamo comunque a livelli di BF bassissime, però è proprio, cioè, la graniticità, anche comunque la fa tanto anche l'alimentazione, perché io vedo comunque chi, e questo è una spezza, una lancia a favore di chi fa la dieta sempre pulita, non fa la dieta flessibile, chi mangia pulito per anni. A me me lo diceva, sembra una stupidata, me l'hanno detto, ma non è un caso, me l'hanno già detto due fisioterapisti che mi hanno trattato. Mi hanno detto, ma tu, io riesco, quando ti tratto, mi piace perché
pettino la fibra muscolare, cioè si sente la pasta muscolare che hai. E questa è anche loro, mi hanno detto, dipende sia dall'allenamento, ma anche dall'alimentazione. Certo. Per me è quello, sì. La cosa che hai detto, ecco, questa è molto importante, la differenza che c'è tra... Cioè, la pasta muscolare te la dà tanto, tanto la profondità. Cioè, quello, l'allenamento interviene molto sulla profondità, ossia vedere bene i singoli fasci, i singoli capi, i singoli muscoli, i dettagli, che c'è proprio profondità tra la divisione. Cioè, non è una divisione superficiale che sembra in 2D. Cioè, proprio devi vedere la tridimensionalità, no? Della gamba, dei fasci del petto, eccetera. Quindi quanto più profondi sono... più in realtà poi l'atleta si allena bene, soprattutto a livello di carichi, perché il discorso dei carichi è un discorso soprattutto che aumenta la componente strutturale del muscolo. Infatti si dice, di quelli che non hanno la pasta, si dice i bubble muscle, quindi i muscoli a bolla, insomma, perché sono tipo riempiti palloncini, di glicosi, palloncini che poi in realtà in cut. Si svuotano. E infatti sono atleti che normalmente quando vanno alla top condition, quando stanno proprio nelle settimane, le ultime settimane, quelle importanti, perdono molto l'impatto e l'esplosività, perdono molto la rotondità quando vanno a depletare, eccetera. E invece il discorso del muscolo sfibrato che tu dici... Guarda, sì, no, guarda Luca, tu interventi, rubo solo un secondo. Tu guarda solo, io non per tirare l'acqua al mio mulino, però... Guarda le mie foto su Instagram del back, la parte del lower, sul femorale. Chi porta il femorale tagliato, sfibrato con addirittura i taglietti sopra? E quello non è l'allenamento. Quella è densità, quella è la pasta che fai con gli allenamenti negli anni. Lascia stare il gluteo striato, la pelle, perché tanti confondono la pelle sottile con le vene, è tirato, no? Per le sottile dieta, ok, ma l'allenamento ha un altro effetto sulla pasta muscolare, sul muscolo in sé, sulle Secondo me il separazioni. discorso è proprio che quando si parla di pasta muscolare si parla dell'allenamento fatto sulla miofibrilla proprio, cioè proprio sul muscolo vero e proprio, perché come noi sappiamo il muscolo è fatto di fibre muscolari, ovviamente di acqua, di glicogeno, ok? Ma l'allenamento che va a targetizzare la miofibrilla proprio è quello che poi ti dà veramente la pasta muscolare. È quel tipo di allenamento Lo che quando si vedete? va a sputare, sì. Sì, vai, se riesci ingrandisci la parte dove c'è il E femorale, il sacco col femorale. tu c'hai le striature sul femorale. Ecco, Non sì, riesco. questa è vecchia, qua ero negli 80 kg, però rende l'idea perché comunque la condizione è quella. Però vedi il femorale, è tagliato e vedi che hai i segnetti, le righettine sul femorale. Cioè, quello è l'allenamento, non c'è altro, ragazzi. C'è con componente genetica, quello che vuoi, ok, ma è l'allenamento. Quello assurdo comunque. Ma per quello ti dico, chi è che porta quelle condizioni? Cioè, quella pasta muscolare, non per fare decantare le mie doti, perché sono uno dei tanti. Ma cioè, nel senso, le foto parlano chiaro, non è che gli decanta niente, nel senso, ci sta ben poco. Sì, questo qua sempre 80 kg. Sempre sugli 80, sì. C'è forse su... Sì, poi... Vabbè. Sì, però si capisce. Sì, ha voglia. Comunque, tu quando vai a lavorare sulla miofibrilla, quando tu vai a proprio lavorare sul muscolo, sulla fibra muscolare proprio, quando poi ti vai a depletare di acqua e di glicogeno, quello che rimane fondamentalmente è quello che si vede. Sì. Quindi proprio Ma la... infatti, ragazzi, comunque per chi ha occhio e chi comunque è in questo campo da anni, lo capisci quando un atleta ha una densità che co è come si allena. E su quello penso che noi, cioè, anche Ludo, anche tu, e anche Fede, quando vedete un atleta, vedi la pasta muscolare che porta sul palco, non ti sbagli sull'allenamento che fa. Io stavo guardando l'altra volta, non lo conoscevo, te lo diceva Andrea, Scottish Titan. L'ho Ah, sì, ha visto voglia. su Ha voglia. palco, ho detto no, ha una densità sulle gambe, ho detto no. Poi sono andato a vedere come si allena, oh, non ci ho sbagliato. Anche adesso è lo stesso l'altro scozzese che ci ha fatto Andy vedere Scott. Andrea, che è un amatore.
ho visto la densità, la qualità della pelle che ha, delle inserzioni, ho detto no, questo come, infatti guarda come si allena, cioè sono tutti così, cioè non, il risultato sul palco è quello, quella è la densità, non sono vene, cose, pelle sottile, fatta con l'allenamento, le preparazioni, e con la dieta e le preparazioni, è proprio l'allenamento. Un'altra cosa, per quanto riguarda l'allenamento fatto con i macchinari o con i pesi liberi, allora, il discorso è questo, in realtà il corpo non sa se tu stai usando un macchinario o stai usando un manubrio o un bilanciere. Il discorso è che se tu fai bodybuilding e quello che vuoi fare è andare a isolare il distretto muscolare che vuoi allenare in quel preciso momento, è un conto che tu lo fai con un macchinario, dove l'unica cosa che devi pensare a fare è squeeze e completo allungamento del distretto muscolare che stai allenando. È un conto che tu ti metti sotto un bilanciere e devi stabilità, mobilità, portare, diciamo, usare la stessa forza con tutti e due gli archi che stai usando, perché anche quello, se uno ha un arto più forte dell'altro, continuerà a essere sempre in quella maniera, anche col bilanciere, in realtà, se non si fa un lavoro prima di stabilità completa. Quindi in realtà, se si vuole fare bodybuilding, se si vuole fare bodybuilding, una cosa che si deve fare sui macchinari, ovviamente ci deve stare una base all'inizio primordiale di come usare un bilanciere, quella è la base, di come usare due manubri, quella è la base, però se si vuole, se si cerca l'ipertrofia muscolare di un distretto, di un singolo distretto muscolare, i macchinari sono quello che servono. Poi se uno vuole lavorare su abilità, agilità, stabilità, allora a quel punto certo ti metti a usare i bilancieri, anche perché se no avrebbero rivoluzionato il mondo dei bilancieri e dei manubri invece che il mondo dei macchinari. Invece i macchinari vanno sempre più all'avanguardia, mentre i bilancieri e i manubri rimangono sempre quelli fondamentalmente. Sì, ci sono dei miglioramenti dei bilancieri, dei manubri, però sì, sono minimi. Sì, però magari per i powerlifter queste cose così, cioè comunque sì, sono quello, no? Più o meno. Però magari si trascura tante volte, come hai detto te, la prima parte, nel senso che tanti che iniziano, si approcciano al mondo del bodybuilding, bypassano il discorso pesi liberi, per una questione anche, probabilmente anche per chi li segue, perché comunque quando prendi un ragazzo, un neofita, è più semplice metterlo sul macchinario dove non rischia di farsi male, piuttosto che insegnargli lo squat corretto, la panca, gli esercizi proprio a corpo libero. Questo sì. È il momento che mi piace tanto a Ludovico. Posso fare l'avvocato del diavolo? Vai. Allora, se a te ti viene un neofita, ok, in palestra, che ti dice, ok, Ludo o Lore, io voglio fare bodybuilding, c'ho 16 anni, voglio fare bodybuilding, è l'unica cosa che voglio fare, non voglio fare nient'altro, voglio arrivare sul palco del Mister Olimpia un giorno e voglio fare solo bodybuilding. Allora a quel punto, non lo fai già cominciare subito con i macchinari? Sì, il discorso... Neofita che non ha mai entrato in sala? Sì. Cioè, comunque, se lui vuole fare bodybuilding, se il bodybuilding è quello che stiamo ricercando, l'ipertrofia della fibra del muscolo che vogliamo andare ad allenare, il macchinario è mille volte migliore del bilanciere. Poi magari più in là farai una progressione, gli insegni anche come si fa lo squat, la panca e lo stacco. Però se una persona, se un qualsiasi ragazzo o ragazza che entra in palestra e vuole fare bodybuilding, ti fanno sui macchinari, dal mio punto di vista. Poi magari se mi dite la vostra... Guarda, però... il discorso è che io vedo la differenza che c'è tra... Per molti ragazzi imparare a fare panca, stacco e squat è molto propedeutico. Per ragazzi che hanno meno capacità di attivazione neuromuscolare, coordinazione neuromuscolare soprattutto. Cioè un ragazzo che di per sé, se gli prendi e gli dici fai un'accosciata, non sa bene stare in accosciata, o butta in avanti subito le ginocchia, si mette sulle punte dei piedi, eccetera, o un ragazzo che di base di panca sta storto perché non ha propriocezione o è cifotico, lavorare sui big ti dà quella coordinazione neuromuscolare. Ma devono essere, sono appunto lavori funzionali per...
Quindi se è neofita a spendere, visto che comunque da neofita a crescere cresci qualsiasi cosa fai, io il primo periodo lo spendo in esercizi ad alta sinergia muscolare, esercizi di coordinazione, è un periodo che sarà comunque proficuo a livello ipertrofico, gli getto delle buone basi. Poi da là inizio ad aggiungere, in base anche alla risposta che ha sui big, inizio ad aggiungere lavori di insomma più specifici di, sui macchinari. Il discorso è che posto questo, in linea generale, i macchinari sono superiori a livello di bodybuilding per tante ragioni e soprattutto non ho ancora sentito nessuno dare delle ragioni effettive per cui i fondamentali debbano essere per forza tenuti. Cioè l'unica cosa è che tutti quelli più grossi usano i fondamentali, cosa che l'altro giorno su YouTube uno ha scritto, ha detto... io in 25 anni di... che mi alleno, i natural più grossi che ci sono usano fondamentali, lavorano di forza. Io gli ho detto, non so che bodybuilding stai guardando te, però quello che vedo io non è così. No, ma quelli là che vedete sono tutti dopati in realtà. I natural che vedete sono tutti dopati. Ho detto, vabbè, se partiamo da questo, perché? Perché usano i macchinari, okay? Cioè, nel senso che sei costruito la cosa sola, capito? Cioè, non posso risponderti nessuno. Però il discorso è questo, cioè non c'è alcuna ragione per cui i tre big, se non appunto il discorso di coordinazione iniziale, coordinazione neuromuscolare, per cui i tre big debbano essere, siano superiori. E anche del divertimento in realtà qualche volta, perché comunque è divertente, fa un cazzo sport, non so, sincero. Sì, no, sicuramente sì. Ma sai perché? Perché comunque noi partiamo dal presupposto, perché noi siamo in Europa, però per esempio prendi negli States, molti nei college partono con i fondamentali, ma perché è di collegamento al football. Cioè in Italia, io parlo dell'Italia perché sono qua, i ragazzi alle medie o chi si approccia non mai più va a fare lavoro di fondamentali o di esercizi di coordinazione, quindi magari probabilmente la stragrande maggioranza dei ragazzi che si approcciano in palestra non hanno le capacità di coordinazione e anche le capacità motorie, appunto, ma perché non gli è stato proprio insegnato il gesto. Quindi perché metterlo su un esempio, gli insegno lo squat multipower, giusto? Però multipower, come spingi va su, capito? Uno squat normale deve avere l'equilibrio, deve avere la mobilità delle anche, mobilità della caviglia, cioè è un insieme di cose, capito? Io per esempio faccio il contrario, nel senso mi sono ritrovato a fare il contrario, quindi comincio con i macchinari, perché tante persone hanno anche paura dei carichi, che sia anche solamente un bilanciere. Quindi parto dai macchinari, dove comunque è molto più leggero il peso. Una volta che hanno capito come si arriva da A a B, quindi massima estensione del muscolo e massima contrazione, a quel punto faccio un mesociclo sui pesi liberi, perché un minimo capiscono più o meno certo come si devono muovere. Sì, sì, anche quello. E questo l'ho ritrovato. Con l'hack squat partivo dall'hack squat e poi dopo mi portavo a fare lo squat, per esempio, e più o meno capivano già il movimento, come posizionare i piedi, anche il bracing, sì, della parte addominale, e, oppure parto dal multipower con la chest press e poi li porto su manubri o panca, e funziona bene pure questo in realtà. Sì, guarda, il discorso è che il discorso dei macchinari è che hai una maggior capacità di lavorare innanzitutto sul resistance profile, quindi raggiungi un effort maggiore, una stimolazione maggiore del muscolo. In linea di massima c'è quasi sempre un miglior line of pull, ovviamente macchinari parlo anche dei cavi, e poi c'è il discorso del un miglior bracing, quindi tutte le caratteristiche che vogliono un esercizio migliore ce l'hai. Ti faccio l'esempio mio, il discorso che la gente deve capire è che il bodybuilding è uno sport in cui devi avere un allenamento che sia asimmetrico rispetto ai distretti muscolari o che sia sproporzionato, cioè tu devi lavorare in maniera maggiore sui distretti che hai più carenti. Quando tu vai a fare esercizi a grande sinergia, per logica di cose, i distretti che stanno avanti intervengono di più.
o meglio, i distretti che stanno avanti perché sono quelli che in esercizi a grande sinergia muscolare intervengono di più o hanno un favore biomeccanico. Cioè, sulla panca, se hai tricipiti grossi, ce l'hai perché quando fai una panca lavori di tricipiti, ok? Per cui nel bodybuilding tu devi fare esattamente l'opposto di quello che succede nei lavori a grande sinergia muscolare. Cioè, devi cercare tipi di lavori che facciano l'opposto. Quindi, in realtà, i tre big... fatti proprio così, cioè panca, stacco e squat regular, panca, stacco regular e squat, sono l'ultima cosa che puoi fare, l'ultima, a meno che non sei proporzionato, sono l'ultima, perché andranno a far lavorare meglio i distretti che hai avanti. Quindi in realtà il discorso di base è andare a utilizzare, per esempio nel mio caso, avendo i quadricipiti che stanno indietro rispetto al blocco posteriore, quindi gluteo femorale, io devo lavorare sulla squat. Ma perché lo squat, io mi stanco prima di bracing, di stabilità dell'anca, di lombare, non riesco a esprimere intensità, non ho un buon resistance profile. E l'ho fatto in lockdown lo squat, cioè non è che non so squattare, squatto discretamente, vado, tranquillo, scendo, risalgo, a posto, cioè lo sento a livello di sinergia come esercizio, lo sento bene, però non ho quella sensazione di totale sfinimento dei quad che ho su un hack squat. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi, ragazzi, usate i macchinari e fate di forza. No, però questa è una cosa importante, no? A parte scherzi, il discorso di capire bene che se volete veramente fare bodybuilding, i macchinari sono veramente una mano santa dal cielo, soprattutto gli ultimi. Trovare una ovviamente difficile in Italia, però voi parlate perché vi allenate in Ultra Flex. Ti faccio vedere dove mi allenate. Ti dico questa cosa. E tu c'hai l'hack della Precor, Lore? No, aspetta. Io devo girare tre palestre per allenare, fare un full body, quindi... No, e purtroppo le attrezzature scarseggiano. Cioè adesso, qua nella mia zona, praticamente tutte le palestre sembra che abbiano fatto l'abbonamento con la Matrix. però ti deve adeguare. Infatti anche quando anche Gaetano mi manda i video, che in qualsiasi palestra di Roma c'è, cioè il pendolo a 37 anni non l'ho ancora provato. Sì, beh, però anche lui se la gira un po', però bene o male sono molto molto più fornite qua da noi, cioè almeno qua nelle mie vicinanze c'è poco, cioè ragazzi davvero, cioè per fare un buon parco macchine devi fare 4 abbonamenti almeno. No, io sono stato, per problemi di tempistica con gli esami, mi sono allenato nella palestra dove lavoro, cioè ho mandato ieri un messaggio a Ludovico e ho detto ti prego riportami in Ultraflex. Prego. No, non si può fare. Vabbè, la Ultraflex è il top in Inghilterra. Anche sì, c'è cioè, la Ultraflex, sì, pure la Kings, però la Ultraflex è proprio... No, è il top. Da viziati, da viziati. Sì, sì, sì. Però una volta che hai provato, come fai a tornare indietro? Cioè, capivo che... No. Ma poi, ragazzi, una curiosità, l'annuale lì da voi, quanto costerà in sterline? Da 500 fucilata. Pound. No, di meno. Vabbè. Meno di 500? Ma molto, 37 pound al mese? Ah. Per 12 mesi quanto è? Non c'ho idea. Però se lo paghi tutto insieme costa anche meno. Per quello ti dico. Quindi sì, già secondo me sono meno di 500 pound. Sì, sì. Beh, non è fattibilissimo. Sono meno cioè di 480. Io so 450 pound, considera che se fa l'annuale penso sui 350. No, sarà 4 qualcosa, guarda. Meno di 400 no. Beh, però poco no. Comunque. Sì, 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 beh, rispetto a Roma, sì. Infatti, cioè... Vieni, dai. Vabbè, se mi trovate lavoro lì, vengo io. Cioè, se... No, beh, ma lì la c'è... Brexit perché... non si può, se no te lo trovavo. No. Ma perché io... c'è il Yeovil, c'è la nostra... Perché io lavoro in Augusta, a Yeovil c'è l'altra sede, quindi... Vai! Lo so chi... Facciamo i ritrovi con pure Andrea, tutti insieme. Sì, sì. Fede è concentrato. Un'altra domanda che ci hanno fatto, ragazzi. Hai perso i foglietti. Allenamenti in SST.
Scusa. Come ciclizzare gli allenamenti in SST tipo 4 settimane e poi passare ad un top set e back off? Può andare? No, il contrario. Cioè, lavori prima sul carico e poi SST, non puoi lavorare dopo. Come ho detto prima. Sì. Poi c'era un'altra domanda. Allora, questa qua, allenamento in cut. Volume minimo 1-2 set per esercizio, ma intensità e frequenza alte. Allora, questo è un discorso un po', secondo me, dobbiamo sfatare un pochino dei miti qua. L'allenamento, raga, è... cioè, se tu stai in cut o stai in bulk, non cambia niente. Cioè, almeno all'inizio, tu parti da una fase di bulk, ok? Quindi tu finisci il tuo bulk. Ti fai magari un piccolo bridge, dove tu comunque stai per 4-5 settimane, e poi scendi con le calorie. L'allenamento rimane sempre quello. Man mano che vai avanti, togli volume. Allenante. Sì, quello dipende, è molto sulla base del soggetto, nel senso che ci sono persone in cui devi scendere molto a livello calorico e devi tenerle molto col freno a mano in allenamento, e altre persone invece che, perlomeno nella prima fase, vale la pena macinare tanto sul volume di allenamento per tenere calorie più alte. E la risposta in questo è molto soggettiva. Però il discorso è che tu non vai completamente a cambiare, a stravolgere tutto. No. Cioè, sempre gli stessi concetti, sempre un po' dove stai. Secondo me questo qua è un po' che si viene... Cioè, nel senso, vedo tante persone che fanno ok, allora adesso mi programmo la mia, il mio mesociclo di bulk, o comunque la mia fase di bulk, e poi dopo, ok, adesso mi programmo la mia fase di cut. E cambiano tutto quanto, completamente. No, diciamo che dire... tu se vuoi lavorare un po' di più sul... cioè, anche perché tu c'hai il cardio, il NEAT come protagonisti, tanti fattori su come puoi impostare, come ti senti anche di impostare. Cioè, gli atleti non è che c'hanno... ah, io funziono così, ripeto questa cosa oltranza. Cioè, gli atleti, ognuno funziona ogni anno in maniera anche un po' diversa in base al contesto, eccetera. Quindi, per la verità, è sempre un discorso di andare avanti a feedback. È sempre quello, eh. Cioè, se io un atleta lo faccio scaricare sull'intensità o comunque sull'intensità di carico e lavoro più sul volume per alcuni feedback, io per gli stessi feedback faccio la stessa cosa anche in una fase di cut. Capito? Quindi è sempre un... Quello è il discorso. Esatto. Cioè, no, su questo non cambia. Cambia il discorso che l'atleta recupererà di meno. Quindi sarà molto più probabile dover stare bassi di volume, mettere meno intensifier, perché in una fase di cut considera che tu hai costruito quel che devi costruire. La cosa che devi fare è concentrarti sul recupero. Il recupero fa da padrone al cut. È tutto quello. Quindi scendere e fare in modo che l'atleta recuperi. Quello, cioè, il discorso è che, secondo me, è un po' questa, secondo me, era la domanda. Il discorso di come rigestire tutto quanto da capo, cioè come se queste fossero due cose completamente diverse. Sì, esatto. Invece è solamente è lo stesso percorso, ragazzi. Cioè, siete sempre voi, quindi, capito? Cioè, comunque, magari la fase di bulk dove magari salite e poi scendete in fase di cut, ma in realtà più riuscite a tenere le variabili sempre le stesse, e meglio è, in realtà. Sì. Perché potete capire su quali andare a lavorare, su quali, diciamo, giocare, perché se voi avete un piano base e avete, diciamo, diversi tools. Sì, in italiano. Strumenti. Diversi strumenti. Questa era facile. Diversi strumenti, potete regolarvi e usarli tutti quanti nel momento giusto. Se invece voi mescolate tutte quante le carte in tavola, voi non sapete poi quale strumento andare ad utilizzare prima e quale andare ad utilizzare più tardi. Ma sì, è quello che di solito si fa, perché comunque parlo anche per esperienza diretta personale, il discorso del... di solito inizio il cut, ok, allora facciamo stripping, giant set, super set, abbassiamo le calorie. Purtroppo si fa un minestrone che non c'entra nulla. E invece in off, come lavori in off? Lavoro sulla forza. No, ma tu... il bodybuilding è davvero molto semplice, non è difficile. Come hai detto tu, hai un principio, tienilo. Fai dei piccoli aggiustamenti man mano, strada facendo, però le cose non devono essere stravolte, perché comunque poi è il risultato opposto. Sì. Tu, Lore, in preparazione come ti sei gestito fino ad ora? Allora, l'allenamento onesto, sempre, cioè, pasticciato. L'ultimo no, le ultime gare che ho fatto, compreso
quando ho vinto i 90 kg a San Marino, lì lavoravo in PPL, 6 su 7, aspetta, no, 6 su 7 no, sì, facevo una rotazione su 3, allora era 2 split, ovvero PPL, dove cambiavo però la split tra un push 1, push 1, push 2, giusto? E la ruotavo su... il primo periodo ho provato a farla su 7 giorni, ma era troppo tassante. E allora l'ho spalmata su... facevo 5 giorni. 5 giorni, uno dove, ti ho detto, dove magari lavoravo sull'adductor o lo stairmaster. Diciamo che ogni 6 settimane scaricavo. Cioè, 6 settimane lavoravo più, facevo una settimana, lavoravo più sul metabolico. O magari mi risparmiavo, lavoravo a buffer. Okay. Sì. Invece le altre preparazioni no, le altre sì. Hai visto come ha fatto buffer? Sì, sì. Sì. Le altre preparazioni no, pasticciavo, facevo allora, ho provato gli allenamenti perché il mio ex preparatore era seguito da Mauro Sassi, e allora facevo i suoi allenamenti, che fra l'altro ho visto che qualcuno li fa ancora, tipo la pressa era, allora, 15 ripetizioni, 10 secondi in tensione, 12 ripetizioni, 10 in tensione, e così via fino a 4 ripetizioni, che poi è una parte anche dell'SST, se non erro. 10 in tensione che vuol dire? Cioè rimane in basso? O... No, sì, allora lui mi faceva rimanere in basso, però tipo usavo 3 pizze per parte, cioè era una cosa che... e facevo 3 set così, cioè io tutte cedimenti, io volevo morire quando... solo fare quel massacro, cioè volevo morire. E io lo scriverei. Sì, cioè, aspetta, no, io sapevo 12, 10, 8, 6, 4, però sì, con 10 secondi, esatto. Riagganciando e tenendo i piedi sulla pedana. Sì, in teoria era così. Poi lo proviamo. No, è pesante, è pesante. Io l'ho provato sia con la pausa, perché lo faceva addirittura Nicolas Lloyd, lo faceva, sì. Lo svizzero. E, però il mio ex preparatore me lo faceva fare con la tensione, in accosciata. Cioè, erano praticamente, facevi 3 minuti di serie, sempre in tut, ma erano a livello... Sì, però lavoravo in metabolico. Troppo metabolico. Cioè, io purtroppo nel pre-contest ho sempre lavorato in metabolico, come lavorano tutti, per carità. Però vedevo che, sì, vai in condizione, perché comunque mangi il grasso, bruci calorie, ma manca... come dicevamo, il volume sul muscolo, miofibrilla. Manca, perché comunque sì, mi svuotavo però, cioè io difficilmente poi, la mia pecca è sempre stata a portare, sì, tiraggio, ma come se perdevo i muscoli, perdevo i volumi, perché lavoravo solo in quella direzione. Sì, sempre solo così. Infatti ho anche quei carichi, adesso inizio, cioè anche sul lower, inizio a usare carichi importanti, non che in passato non li usassi, ma se tu mi metti uno squat, dovessi mettere uno squat, un 4x10 di squat, con 60 secondi, 90 secondi di recupero, ragazzo, ma tu puoi essere Ronnie Coleman, ma non potrai mai spostare dei grossi carichi. Certo. E lavorare così per tutto l'allenamento è improponibile, cioè puoi farlo, ma è un lavoro metabolico. Anche se poi, nonostante io portassi sempre 7 a cedimento, ma un 4x10 fatto sullo squat, a cedimento, sulla 3, io magari partivo con le mie 10 rep a 220 o 200 kg, giusto? Il secondo set che tenevo magari anche stando largo 2 minuti di recupero a cedimento, il secondo set dovevo farlo a 180-170, era uno scalare. Ma allora che senso ha? Lavori volume, cioè
così tanto per farlo. Sì. Capito? No, come detto prima, il problema è che è troppo tonnellaggio totale, troppe poche effective reps alla fine. Anche il tuo schema, lo schema quando ti fa stare prima, sì. Quando ti fa stare in basso in tensione, no? Quindi 12 in basso in tensione, 10 in basso in tensione, eccetera. Quello in realtà le effective reps sono solo le ultime. Mentre invece sì. Il bello di quello schema è che lavorando col recupero tu stai sempre sulla soglia del cedimento, quindi accumuli un sacco di effective reps. Cioè per ogni, magari la prima no, però già dalla seconda strappi un effective reps. La terza ne strappi altre tre. La quarta ne strappi quattro, eccetera, capito? Quindi sono, cioè, da quel punto di vista è cioè, ma anche, esatto, ma anche solo, guarda, ti dico, anche solo il cluster set sullo squat, il cluster è una cosa, tu dirai, è una cosa semplicissima, giusto? Ma fare un 4 cluster da 5 sullo squat, portarli a cedimento, usare un 15 RM, io ho iniziato a farli con te, ma cioè è un massacro perché comunque ti dà la possibilità di usare un carico alto. Esatto. Hai l'effetto in reps alla fine. È davvero, cioè, è imparagonabile a fare un 4x10 a cedimento. Cioè, clusters con... e a livello di tonnellaggio, come dicevamo, dall'SST e quant'altro, è una cosa, cioè, ti fa svoltare. È game changer, secondo me, su un atleta. Poi, logico, parliamo sempre di chi davvero ha tonnellaggi importanti in allenamento, capito? Come detto te, è inutile farlo fare un neofita o chi ha un axquo o chi va a malapena 150 kg sull'axquot, capito? Cioè, certo. Sono allenamenti densi per atleti forti, comunque. Sì. Colleghiamo con l'altra domanda che ci hanno fatto sempre sul cut. Tenere carboidrati alti o carboidrati bassi, ma in realtà il discorso secondo me qua è che non c'è, cioè, il discorso di carboidrati alti e carboidrati bassi, ma che vuol dire? Cioè non vuol dire niente in realtà, perché in base a cosa carboidrati alti e carboidrati bassi? Cioè, è soggettivo, c'è tanta, cioè nel senso se ma, parti, ma proprio... cioè all'ore a due, se lo metto a 300 grammi di carbo sono carbo bassi, per dire, sì, però una persona per quello che fa Lorenzo, però esatto, cioè inevitabilmente quando tu vai in cut, i carbo sono bassi. Poi magari non sono bassi per la media generale della popolazione mondiale, esatto. Quello è un altro conto. Però sono più bassi di quelli che stavano prima, perché se no non stai in cut. Carbo bassi, le calorie sono basse. Cioè, quando vedete calorie alte, cioè se io mangio 3.000 calorie in cut è perché ne spendo 6.000. Quindi sono basse comunque. È quello il discorso, cioè sì. Questo qui. Quindi in realtà questa cosa di dire carboidrati alti, carboidrati bassi, cioè calorie alti, calorie basse, cioè questo qua, ragazzi, cancellatelo proprio dalla vostra mente, cioè cominciate a ragionare in maniera molto differente da questo, perché è tutto relativo, è relativo, cioè che non vuol dire niente, alto o basso di cosa, cioè io posso essere basso se messo vicino a, non lo so, a chiunque, perché sono 1,68 m, quindi posso essere basso. Okay. Siamo tutti uguali. Però sono quello più alto, che bello. anni, capito? È quello il discorso. Cioè, non vuol dire niente, è tutto molto soggettivo. Quando si parla di pensare a se stessi nel bodybuilding, è proprio questo. Cioè, comunque, ragionate su chi siete voi e quello che eravate prima e quello che volete diventare dopo. In realtà, e gestire tutto quanto su questo. Se in una situazione di bulk voi state di bulk, voi state comunque a, non lo so, 6.000 calorie, 5.000 calorie, quelle che so, inevitabilmente se andrete in cut saranno meno e quindi i carbo sono più bassi. Però dopo, se magari mettete più NEAT o magari mettete più cardio, i carbo li potete tenere un pochino più alti se non aveste messo il cardio o il NEAT. Ma comunque il dispendio calorico si alza e le calorie comunque sono basse. Sì, comunque creare deficit, cioè deficit, punto, non è... Cut vuol dire deficit, cioè non è che... Non è... No, infatti. Il discorso è sicuramente i carbo devono essere tenuti bassi nella prima fase perché devi creare una depletione. Poi da là puoi salire, fare refeed, reverse, quello che ti pare. Però in una prima fase, per arrivare a quel punto, i carbo devono essere bassi. Poi di nuovo, proporzionalmente bassi, però bassi. Però e come prima fase tu intendi la fase, diciamo, la main phase, cioè comunque... Sì, scusa, cioè nel senso poco prima di... Cioè quando devi raggiungere la BF, poi da là, raggiunta la BF,
risali, riempi e ti godi tutta la fase di rebound. Sì. No, grande. Sì, perché anche io sempre, cioè, mi hanno sempre fatto lavorare così. Io partivo basso il primo mese, prime settimane, basso, ti parlo di una media di 200 grammi al giorno. Poi a me facevano, mi dicevano, tieni la media di 200, poi me li gestivo io. Magari facevo un giorno a zero, cioè a zero no, facevo un giorno a 100, un giorno a 300, un giorno a 50, un giorno a 500, li tenevo alti magari quando avevo le gambe, che volevo avere un po' più di energie. Però poi, quando, come ha detto Ludo, quando arrivi a avere la BF davvero bassa, e anche a livello metabolico, il corpo diventa una fornace, lì devi alzare. Anche perché, come, cioè, tutti i video che avete fatto, che ha fatto anche Ludovico, cavolo, noi usiamo i carboidrati, servono per allenarci. È come il discorso, parlavo con un ragazzo l'altro giorno, no, ma io, tu gestisci il carbo in maniera diversa da me, io devo star basso. No, ragazzo mio, tu in sala non ti alleni. Se tu ti allenassi, in sala i carbo non avresti il problema di essere carbofobico, di usarne pochi. È sempre il discorso. Poi purtroppo si vede, magari anche su Instagram, i social, magari i ragazzi vedono l'atleta che mi sto tirando, sono a 700 grammi di carbo. Oppure per arrivare in gara devi fare la fame e morire. E, ragazzi, è troppo soggettivo. Il discorso carboidrati ci sarebbe un mondo a aprire. Il discorso è che comunque... io capisco che è molto semplice aprire Instagram e comunque vedere il tuo atleta preferito, magari il tuo influencer preferito, qualcuno che tu segui, e cercare di imitare quello che sta facendo lui, magari perché ti assomiglia, magari perché c'ha il tuo stesso peso, magari perché è alto come te, magari perché non lo so, per qualsiasi motivo, ok? Però comunque è tutto troppo soggettivo. Cioè, raga, è veramente, anche se una persona è alta come voi e pesa come voi, questo non vuol dire che c'è lo stesso metabolismo vostro. Questo non vuol dire che fa le stesse cose che fate voi durante la giornata. Voi siete voi, punto e basta. Voi non, cioè, tutte le volte, no? C'è stata una cosa carinissima che ha detto un collega che lavora con me. Un ragazzo una volta gli ha detto, ma io voglio diventare come te. E lui gli ha detto, ma tu non puoi diventare come me. Tu non puoi, perché tu sei tu, non sei me. Quindi quello che puoi diventare meglio di me o peggio di me. Questo sta a te deciderlo, ma tu come me non ci puoi diventare, e questo secondo me è un discorso veramente figo. Sì. Mi fa proprio realizzare il discorso che, cioè, tu stai facendo un lavoro su te stesso, e indifferentemente se ti servono carboidrati alti, carboidrati bassi, proteine alte, proteine basse, ti serve fare più cardio, se ti serve fare meno cardio, cioè il discorso è quello che comunque in una situazione in cui vuoi andare su un palco, ok, ti serve quel tipo di tiraggio, ti serve quel tipo di massa muscolare, ok? Come ci arrivi? Quello c'è, solo e Dio lo sa. Sai cos'è? Che nel bodybuilding si sta perdendo, secondo me, l'essenza, nel senso che il bodybuilding è un qualcosa che ti dà la possibilità di conoscere te stesso a 360 gradi, ma e a non paragonarti con gli altri. Poi, per carità, c'è la competizione e quant'altro, però il bodybuilding ti dà la possibilità di conoscere come funziona il tuo organismo, come funziona la tua mente, e solo tu puoi scoprirlo. Sì, poi vai dal personal trainer che può aiutarti, preparatore e tutto, però è un percorso bellissimo se la gente davvero avesse la voglia di intraprenderlo. Il problema è che guardano sempre troppo gli altri, ma non in male, non fraintendetemi. Guardano gli altri perché lui perché è così, lui perché è di qua, senza invidia anche, per carità. Ma cavolo, fate un discorso per voi. Io funziono così, perché funziono così? Cioè, è un qualcosa che ti dà, ma questo in tutti i settori, Noi parliamo di bodybuilding, ma lo applichi dappertutto. Sì, assolutamente. Rimanendo sul discorso dei carboidrati alti, carboidrati bassi, quindi del cibo in generale, ci è arrivata una domanda dove volevamo fare un po' di chiarezza. Ci hanno parlato di cibi sporchi e cibi puliti, ok, però dal punto di vista di se vado a comprare delle fonti surgelate,
ok? Come le gestisco? Quelle sono fonti sporche o sono fonti pulite? Allora, qua secondo me il discorso è sempre lo stesso, quello che in realtà dipende. Perché? Dipende fondamentalmente da cosa vai a comprare sul gelato, perché se vai a comprare per esempio frutta e verdura surgelata, quelle comunque sono fonti pulite. Per quale motivo? Cioè quelle sono surgelate solamente perché non sono di stagione, in realtà, per nessun altro tipo di motivo. Perché non ci puoi avere le mele tutto l'anno, perché non ci puoi avere, non lo so, i pisellini tutto l'anno, perché non ci puoi avere le carotine tutto l'anno, e via dicendo. Ed è per questo motivo che voi trovate le cose surgelate. Quindi feel free, cioè andate, comprate le cose anche surgelate, perché uno costano di meno perché non sono di stagione, quindi se tu dovete stare on budget, cioè che ben venga. E due, comunque non hanno nessun problema. Magari l'unica cosa, ragazzi, girate un attimo la confezione e vedete se sono stati, diciamo, cotti, già cotti o comunque preservati con, esatto, con dei preservativi conservanti in Italia. Sì. No, conservanti. Preservativi. Ragazzi, sono i condoms. Io devo ripetere, perché in possibile. Inglese è preservatives, cioè è possibile. A riparare l'italiano. Devastante sta cosa. Comunque sì, ecco, per tutta la mia credibilità e serietà in secondo. No, perché poi ti sei fermato su sta nota a guardare, c'è qualcosa che non costa. Non è che mi suonava proprio bene, capito, in realtà. Però sì. No, ma io penso che comunque il discorso verteva probabilmente su, lui dice magari ci sono dei cibi clean, tra virgolette, che sono surgelati, magari non le verdure, che comunque è l'unica fonte. Ti dico, guarda, io ogni tanto prendo il, adesso senza fare nome, senza fare pubblicità, però ci sono dei minestroni, dei passati, sì, senza patate, senza olio, senza niente. Io ogni tanto li uso, onesto, sono surgelati, sono comodi, non è junk food, ci sta. Cioè, ma per dire, anche un minestrone di legumi, senza rientrare, senza star lì a contare i macro e tutto. Cioè, davvero, ragazzi, se siete... Esatto, ma anche se dovesse esserci dei fagioli o una fonte proteica o leguminosa, cioè, mangiatela, cioè, nel senso, non è nessun problema. Sì, il discorso che stavamo facendo con Ludo prima era proprio sul fatto di qual è il fattore principale che deve essere guardato quando vai a comprare, diciamo, un alimento per gestire se è pulito o sporco, ed è la quantità, diciamo, la qualità dei lipidi che ci sono dentro. Quindi ovviamente il grande problema che fa un cibo pulito, un cibo sporco, è quel tipo di grasso c'è in quell'alimento. Quindi se dovete andare a comprare un salmone, compratelo selvaggio, perché se lo comprate surgelato non è la stessa cosa, e lo sconsiglio vivamente. D'altro canto, se volete però comprare del pesce bianco surgelato, a quel punto io sono pro, perché per il semplice fatto che i grassi stanno praticamente a zero, e quindi tutto il profilo lipidico non va ad impattare sulla salute, e questo ovviamente non vale per il pollo, la carne. Perché? Perché comunque ci sono dei valori di percentuali di grassi più alti, comunque. E oltre all'uso di antibiotici, eccetera. No, e poi soprattutto il discorso che facevamo, no? Che il pesce surgelato è semplicemente, nella maggior parte dei casi, pesce pescato e surgelato in stiva. Questa è la procedura, perché loro così con calma possono tornare, la catena di trasporto è più semplice, eccetera, eccetera. Per cui da questo punto di vista come fonte è ottima, cioè pesce surgelato, pesce bianco, eccetera. Ovviamente controllare la provenienza, c'è cioè il discorso del bioaccumulo di mercurio, eccetera, eccetera, di metalli pesanti e tutto il resto. Per quanto riguarda la carne, il problema principale della carne, al di là del surgelato, della carne di bassa qualità, è come è stato tenuto l'animale. Quindi anche, insomma, per chi è un discorso morale di contribuire a allevamenti più sostenibili, tra virgolette, per il bestiame,
l'accumulo di sostanze tossiche a livello di poso, la tipologia di acidi grassi che è ricca di omega 6 per quel che mangiano e tutto il resto, nel caso anche del pollo che tu dici, vabbè, il petto di pollo non c'ha grasso, ok, è pieno di antibiotici, ma soprattutto, cioè, ragazzi, il petto di pollo che voi comprate a, di nuovo, 5 euro al chilo, 3 euro al chilo, eccetera, per più della metà è acqua, cioè è pollo, ci iniettano le soluzioni saline, si gonfia, e quando andate in padella si risgonfia. Quindi, cioè, nel senso, voi vi pesate anche là, no? Lì fit your macros, o comunque chi traccia e tutto, ti pesi un etto di pollo che dovrebbe avere 20 grammi di pro, il tuo c'ha 10 grammi perché è pieno d'acqua, capì? E questo è un fattore molto importante, in realtà. Questo sì. A meno che non vai a quel punto, quello che potete fare è andare a pesare gli alimenti a crudo, a cotti. Proprio devi comprare più pollo, perché 200 grammi di pollo ti diventano 90 dopo la padella, quindi... Perché teoricamente la differenza deve essere tipo una decina di grammi, cioè il pollo in realtà dovrebbe essere da 100 a 90, credo, no? Io cambia poco, sì. Personale, se vai a comprare scadente è molta di più, molta di più. Sì, comprato petti di pollo da 200 grammi che li vai a pesare dopo sono 90, da 5,90. Daldi, no? Ma lì da voi, dite? Sì. Sì. Noi siamo forti sulle carni, perché c'è molto pascolo. Sì. Sulle carni rosse, molti ovini, su quello siamo... A quel punto, io vabbè, sono favorevole da quel punto di vista, se devi mangiare della carne, la cosa migliore secondo me è carne grass-fed, in generale proprio, ma anche migliore del pollo, migliore di tutto quanto, sì, le carni bianche. Non ci sta proprio un paragone, ma a livello anche di micronutrienti, cioè è proprio un altro mondo. Qua da noi è un po' più difficile trovarlo, visto che c'è qualche sito che le vende. Sì. È uscito, stavo a Roma, stavo in macchina, ho visto un'insegna, me lo sono scordato perché c'avevo il semaforo, non ho potuto fare la foto. C'era una cosa grass fed in Italia proprio. Io l'ho vista a Milano, un negozio che vendeva carne, il grass fed. Marco D'Ambrosio non faceva presentazione. Sì. Mi sembra di sì. Sì, sì. Lui. Ma poi che fra l'altro i prezzi non sono, cioè, sono normali, cioè, nel senso, non parliamo di logico, non hanno la carne a 10 euro al chilo. Ma tutto è normale che sì. No, infatti, però ho visto sul sito gli hamburger erano sui 15 al chilo, fattibilissimo, cioè, nel senso, calcola che qua un macinato di buona qualità lo paghi sui 13-14, quindi cioè, il pollo è logico. Io, guarda, onesto, allora prima ci prestavo poca attenzione, perché comunque vuoi le quantità di carne assurde che ti facevano mangiare in passato, viaggiavi un chilo e mezzo di pollo al giorno, e il portafoglio onestamente ne risentiva, ma adesso, guarda, non cerco di prendere marche buone, conosciute, ma non mi spaventa anche spendere i 10-15 euro al chilo di pollo. Il biologico, visto, infatti lo diceva anche un ragazzo su un commento, effettivamente ho guardato, parliamo dai 25 euro in su del biologico. Ma biologico vuol dire tutto e niente, biologico vuol dire che mangia mais bio. Quindi... Infatti. No, la cosa ideale, cioè in questi casi la cosa veramente ideale è... fare delle gite fuori porta, magari domenicali con la famiglia, eccetera, e con l'occasione ti fermi da un macellaio che conosci. Sì. Ma guarda, io conoscevo un ragazzo, per esempio, ne parlavo con una nostra amica giù a Roma, che lei col suo ex, che faceva bodybuilding, andava una volta ogni 6 mesi e prendeva tipo 120 kg di carne, una roba del genere, e li surgelava. Ovviamente devi avere insomma, disponibilità di surgelatore bello pesante, però cioè, tu vai una volta al mese, lo paghi niente, è carne grass fed, perché vai direttamente dal produttore, quindi una volta, scusa, ogni 6 mesi, capito? Quindi stai parlando di fare 2 gitarelle l'anno. Sì. Ci sta, cioè nel senso, anche quello ci sta. Mi sto facendo i calcoli, 120 kg di carne in un mese? No. In 6 mesi, mi sembra che fosse ogni 6 mesi. Vabbè, poi insomma non entro nel concetto, il concetto è quello. Però sai, gite fuori porta che tu ti vai a fare son comode. Mo non so com'è la situazione su a nord, perché noi a Roma abbiamo il Viterbese, quindi
meno male c'è tanta roba. Qua devi spostarti, secondo me verso il Piemonte, qua in Lombardia nì. Però no, allevatori ho anche qua in zona, ho qualcuno, avevo anche un amico che lavorava in macelleria, lui addirittura mi ha detto che il pollo e la carne andava a prenderla in Veneto e si affidava anche il pollo, non aveva prezzi altissimi, però la qualità della carne era un'altra cosa, ma anche solo del pollo, cioè proprio la qualità, che poi davvero sono piccolezze, che però, cioè, come dicono i ragazzi nel bodybuilding, il corpo risponde nel cronico, cioè sono piccole cose, però a lungo andare, cioè la salute nel lungo termine è sono queste piccolezze, come dico, come fumo una sigaretta, sì, ok, una sigaretta, però fallo per 40 anni, cioè è sempre lì, cioè poi davvero perdersi per cosa? Stiamo a guardare mille difetti, quello mangia di qua, quello mangia di là, e poi ci perdiamo via per la carne, la qualità della carne. Sì, che poi se ci pensi, tu vai a prendere il tuo polletto da 5 euro al chilo, che contiene la metà dei nutrienti che contiene perché è tutta acqua, e te ne mangi il tot, potresti benissimo andare a prenderti un pollo che costa magari il doppio, te ne mangi la metà, e a livello di nutrizione c'è esattamente la stessa cosa. Solo che non stai mangiando tutti quegli antibiotici, tutti quegli componenti che ti fanno male. Quindi... lo so, però Ludo, guarda questo scenario. Allora, ragazzo nella media che frequenta la palestra, giusto? Magari non lavora o ha un lavoro saltuario, oppure ha uno stipendio onestissimo. Vive ancora con mamma e papà, i quali gli permettono di andare in palestra e tutto, però la spesa deve dividerla, quindi... Il preparatore di turno magari gli rifila un chilo di carne al giorno, il poveretto, certo, no, per esatto. stare dentro nei costi e tutto, prende il pollo scadente, cavolo, ma tante volte sono i genitori che dicono, guarda, figlio mio, ti ho trovato il pollo in offerta, te ne compro 10 kg, capito? Io per le mie figlie, siccome io sono un consumatore, comunque per quello che faccio consumo tanta carne, ma io per le mie figlie, quando devo comprargli la carne, io gli prendo... prendo il coniglio, prendo il vitello, spendo anche 20, vado al macellaio, spendo anche 25-30 euro. Non ho nessun problema. Cioè. Da questo punto di vista, questo è un po' per tutti quanti, ragazzi. Se il problema è di stare a un budget, piuttosto che comprare un pollo scadente, pesce surgelato, esatto. Questo mi dispiace dirlo perché io sono contro, perché non mi piace, però, o se no anche il tonno in scatola. Sì, però sì, è sempre proprio, però. Evitarne troppo, perché col discorso di bioaccumulo di mercurio il pesce non puoi mangiarlo sempre, quindi quelle 3 volte a settimana sì, cioè nel senso io sono super pro. C'è, cioè, comunque tra la paura del bioaccumulo di mercurio e tutti gli ormoni e le cose che danno ai polli, preferirei... Sì, ma secondo me è tipo da periodizzare, anche perché ci sono di mezzo l'albume, le uova come fonte, che poi se ne dimentica, cioè tra una cosa e l'altra trovi una quadra. Io il greco pure. Greco. Ma voi ne mangiate tanto di pesce, voi? Io a me non piace. No, ultimamente... il misto, basta. No, io proprio neanche, io non mi avvicino. Io, no. Guarda, me lo mangio o sushi, vabbè, e torno in scatola, mi piace. Se no, a me dà molto fastidio la puzza di pesce in casa, quindi mi piace il salmone, ma non no, il salmone sarà morire in casa quando cucini. Sì, è tremendo da cucinare. Cioè, più che altro è buono, ma l'odore è allucinante. Questo lo parla con Giorgia, io lo sai come ho fatto, che puzza molto molto di cioè c'è un odore molto meno forte, il pesce al forno. Sì, infatti al forno, dovrei dirgli. Un terzo dell'odore in casa. Esatto. Proprio, Esatto. No, io quando vado al ristorante di pesce mi prendo il pesce al forno, esatto, quello mi piace, me lo mangio. Magari le crudite se le portano all'inizio. Tipo a me i primi di pesce non piacciono perché mi rovinano il primo. E comunque quando lo mangio io non è che tipo vorace, cioè me lo mangio, mi piace, però un po'... bocca di fregna, capito? No, così. Non me lo divoro, ecco. A me molluschi mi fanno impazzire. Gamberetti, sì. Infatti, io ogni tanto inizio, le mazzancolle, i gamberi li inserisco. Hanno un contenuto proteico basso,
però in off così li inserisco. Io ho un sacco le cozze. Cozze anche. E gamberetti, un tanto proprio. Sì. Buone proprio, sì. Voglio fare una domanda, voglio uscire un po' un attimo fuori da tutto questo discorso e domandina di così. Allora, se aveste la possibilità di allenarvi con un bodybuilder del momento e un bodybuilder del passato, chi scegliereste? Cazzo! Mangiato la bomba proprio così. Chi e perché? Vabbè, io, certo. Io del passato ce l'ho. Tom Platz. Joy. Sì, sì. Masochista allo stato puro. Per lui il passato sì. Sì, sì, sì. Okay. Per l'intensità che usava in allenamento mi piacerebbe provare. Ma lui allena, per esempio, adesso? Mi sa che fa qualcosa? Sì, qualcosa si è fatto. Sì, sì, sì. Un pazzo sta allenando, ancora c'è i capelli lunghi, cioè, si sa. Se lo vedi sembra uno scappato di casa. Capito? Ci sotto un plazzo. Io in realtà del passato... Dorian, credo. Lui, intensità, cioè voler raggiungere quel... Ma più che sì, allenarmici insieme, essere allenato, perché voglio proprio toccare con mano quelle sensazioni, che poi ne avevamo parlato in un podcast con Gabriele Andriulli, cioè, beh, dice veramente assurdo. E poi la cosa, hanno parlato pure con Joe Ballinger, no? Che lui mi ha detto, il discorso è che quando stai là poi, lui, tu sei arrivato, non ce n'hai. Lui ti dice, fanne una in più, e tu stai là e dici, cioè Dorian mi ha detto di farne una in più, quindi ne devo fare una in più, cioè fine, cioè io continuo, finché lui mi dice, io continuo, perché è Dorian che me lo dice, cioè che cazzo fai? Quindi secondo me, ecco, lui è una bella esperienza, secondo me è proprio bella come esperienza. Il discorso di sempre dell'intensità. Sì, vabbè, ma... Fare con mano quello che... L'intensità, ragazzi, è una cosa in cui l'asticella può essere sempre posta in alto. C'è sempre qualcuno che è più matto di voi, sempre, ci sarà sempre. Quindi, cioè, tu quando riesci a alzare la... Cioè, tu devi sempre cercare il momento in cui dici, cazzo, ma allora questo è ancora più intenso, allora no, voglio stare qua. E poi dopo un anno dici, cazzo, ma questo è ancora peggio, allora no, voglio stare qua. E tu, di volta in volta, sei sempre più matto, scocciato. E là continui a crescere, alzare l'asticella. Quindi secondo me quella è una cosa, che quella è veramente qualcosa che solo dal vivo ti possono dare i preparatori e i coach, i builder e chiunque altro. Cioè dai video non arriva veramente quanto. Cioè l'ho visto tanti ragazzi con cui, cioè che mi seguivano in generale, quando mi ci sono allenato hanno capito, cioè l'hanno veramente provato, perché comunque anche se io ci sto, io lo vedo se vai a cedimento, se non quanto recupero, cioè ti seguo e l'impatto è sempre stato, cioè, totalmente differente. Io dico, questa è una cosa di cui mi sono accorto nel corso degli anni in maniera molto importante. Cioè io pensavo comunque, bene o male, le persone che mi seguissero poi allenandosi e tutto si allenavano con la mia, bene o male con la mia intensità, o arrivavano là eccetera, però la maggior parte sta lontano, per quanto si sforzi, ma non perché non riescono, perché non hanno veramente toccato con mano. Quindi del presente? Del presente è tosta. Bodybuilder, no? Quindi non allenatore, bodybuilder. Io avrei detto Jordan, ma non gareggia, quindi è off limit. Vabbè, comunque sempre dai, ci può stare, dai. Un bodybuilder che... Sì. Jordan, sì, ci sta. Minchia. Jordan, se no... Secondo me pure Jordan ti fa veramente uscire fuori gli occhi fuori dalle orbite. Sì. Lo sai che non mi piace del Jordan? È che secondo me non ci puoi parlare in allenamento. Cioè, proprio non gli puoi di niente. Sì, bellissimo di Jordan, no? Cioè, sì, no, perché non gli metti i dischi messi bene, assolutamente. Io mi ricordo quando lo vidi la prima volta,
quando sono andato a fare l'Ardon in America, in Ohio, l'ho visto allenarsi alla Powerhouse, io non sapevo chi fosse, poi vi parlo ragazzi, vi parlo di 5 anni fa, però lui probabilmente non aveva neanche l'app, non era famoso neanche come lo è adesso, mi ricordo che stava facendo gli stacchi a piedi nudi e girava per la palestra a piedi nudi, con le ciabatte in mano. Sembrava, ho detto, boh, poi erano già una montagna i tempi, ho detto, boh, l'ho confuso, ho detto, questo è uno scappato, cioè, dice, ma questo o dorme in macchina, non so, però ma, mi è rimasto, giuro, mi è rimasto impresso, che poi dopo quando l'ho rivisto su YouTube e su Instagram, ho detto, cavoli, la fatta di strada. La macchina è migliore. Sì, dai, adesso si può permettere 4 mura. No, poi fra l'altro mica, adesso mica anche aperto, no, c'ha la sua palestra privata, se non erro, no? Sì, ti dirò di più, la Prime gli dà tutti quanti. Ho visto. Cioè lì ha lì un'attrezzatura che è assurda. Cioè. Ma perché fondamentalmente non la paga, cioè la Prime gli dà, gli dà macchinari per provarli. Ogni tanto gli mette i feedback sul lateral race, sul death race della Prime. Gli ha mandato un messaggio, fatto dovete fare lo stack più importante, perché non è possibile che devo mettere i Jim Pin, sì. Oh. Assurdo. Sulla leg extension devono aumentare lo stack. Sì, la leg extension è... Cioè... Devono aumentarlo, cioè nel senso la svuoto io, figurati. Ma com'è? Perché io ho visto i Primus comunque come marca è spettacolare. Poi comunque è il... Dipende parecchio da che prendi, perché anche la differenza gigantesca tipo tra la leg extension pin loaded e quella plate loaded, piastre. Sì. È completamente differente, cioè proprio il feeling è proprio differente. Per la leg curl uguale stessa cosa, la pressa noi nemmeno la facciamo perché non scaricheremo tutto quanto il pacco pesi, è un po' leggerino. Ma lo scarichi sulle 40 reps, eh? Proprio leggera. Mamma mia. Sì, che sì, poi ha la possibilità di comunque avendo diversi dove inserisci i dischi, infatti. Ma è carino, però lo senti molto di più, per esempio su Hercules Curl lo senti parecchio. Sì. Proprio perché poi puoi anche giocare sul fatto delle half rep, delle parziali. Delle parziali, quella della giochi veramente carina. Vieni, non ti preoccupare, provi tutto. No, infatti, cioè, fai l'allenamento H24, lì, cioè, dormo dentro. Io, Lori, la prima volta che sono stato in Ultraflex, sono andato a fare il personal con Ludo, e dopodiché sono rimasto altre 3 ore in palestra a girare e provare tutto. Sì. Ma è grande, sì. È un capannone di attrezzi. Capannone, sì. Capannone attrezzi e non gente da un attrezzo in altro, quindi ce ne stanno parecchi. Sì, sì. E, dai, allora, presente, ti dico... Parliamo. Di prima tu del passato. Sì. Adesso mi sconvolgo. Io mi sa che vado con Branch Warren. Voglio provare tutto un altro tipo di esperienza. Voglio fare tipo dal ristorante normale allo stellato, capito? Cioè, proprio tutta un'altra esperienza. Voglio andare a qualcosa. Ma lo sai perché? Io perché sento le storie, no? Che ne parlano sempre di Branch. Cioè, a me mi piacerebbe proprio di andare a Dallas, in Texas, capito? In quel periodo storico dove dice ci sta proprio il nonnismo dentro le palestre. Cioè, sì, ci stavano grossi che se tu usavi un peso, loro venivano là, se lo prendevano dei cattiveri e dici no, ma questo mi serve a me. Cioè, che bello. E poi quegli allenamenti, capito, cioè allo stremo, un sacco di volume, porcati, che me ne frega, cioè voglio proprio vivere l'esperienza, capito, come voglio stare là proprio come loro, con la canottiera, un pezzo di maglietta strappata come bandana, capito, Timberland, e mi voglio allenare con loro, vorrei vivere questo, capito, la trucidità pura. Invece del presente? Del presente? Del presente ce n'ho due. Mi piacerebbe o Brett. Con Ian Valier. Che cazzo. Sì. Ma anche solamente a mettere i dischi, eh? Cioè, per vedere se è vero.
vorrei vedere se è vero. Oppure mi piacerebbe allenarmi con Terence Ruffin. Ah, come mai Terence? Perché c'ha stessa altezza mia, quindi sì. Comunque secondo me i propri pattern motori potrebbero essere molto simili, e perché allenandomi con Terence fondamentalmente mi allenerei pure con Hypertrophy. Bennett. Io ci ho pensato, Bennett, è tosta. Allora, Jan Valier ci ho pensato, però è tipo, sarebbe troppo umiliante col discorso carichi, cioè proprio troppo no. No. E in realtà ho pensato pure a Beth Wilkins per alcune, perché mi piace molto quello che fa, però non mi piace come lo fa. Quindi in realtà, se ti devo dire tra tutti, rischiando, cioè coi carichi proprio non ci sto per niente, però visto che mi piace come si allena, James Holinshed. Figo. James, mi ci allenerei troppo. E ti dirò, è pure una cosa abbastanza possibile questa. È una cosa super possibile. Secondo me, se lo stalkerò per bene in King's Gym, lui è molto friendly. Quindi... Ma infatti ho visto anche oggi, stavo guardando il video mentre allenava le gambe, cambia spesso e volentieri i partner d'allenamento. Sì, ma, lui c'aveva Luis, però sì, dipende sì. Molto dagli orari che fa, però lui gli serve sì, un passo. Sì. No, ma lui infatti, cioè, li vedi, non, raramente si allena con builder, cioè, penso sia molto easy, come perché poi è giovane, anche se dimostra l'età, però comunque ha 30 anni, penso, no? No, credo 35 e passa. No, è dell'80? Di 32, 34. È dell'89, ha 4 anni in meno di me. dell'89 Hollish 89 una piega cazzo avrei detto di più no vedi, dimostra un po' di più leggermente però figo, sarebbe proprio bello. James sarebbe proprio bello. Lo sai che è? Non mi immagino proprio un allenamento con James, cioè non mi rendo conto di quello che potrebbe succedere. Se parla, io ho visto molti allenamenti, lui è quel giusto di chiacchiera, cioè parla, sorride. A me mi stanno sul cazzo quelli che in allenamento entrano, no, ti ho detto, tipo troppo sul focus, cioè della serie comunque, cioè nel senso easy, nel senso, non è che stai andando in guerra. Cioè ok, il focus nella serie è tutto, però poi per il resto... un sorriso, due, cioè, no. Poi ti scrivo una cosa a te, Lore, su WhatsApp, io non la posso dire adesso. Oggi Fede ha fatto il bullo in palestra. Fa il bullo. Oh, ma va che comunque, Fede, va che mi ha detto Ludo che sei forte, spinge. Cioè, anche parlavamo anche l'altra volta dell'Hack Squat, Cybex e tutto, perché gli ho chiesto di come era come carico, cioè... Ha tessuto abbastanza le tue lodi, comunque. Ah, 5 pizze fa, Sì. No, infatti, cioè, ho visto. Oh, sì, cerco di stare appresso, ecco. Perché se no, poi tanto, no. Cioè, so io che devo scaricare più dischi o no, capito come? Quindi poi... te Lore? Te mi hai detto con Jordan. Sì, ma sì, perché mi piace come si allena. La tecnica, poi i carichi, sì, anche il mindset che usa, perché comunque cioè, quando le serie le tira, cioè, davvero e lui l'ha sempre detto che gli altri non si allenano, cioè lui dice io ho un effort che pochi hanno, è vero. Ha messo, quando l'ultimo allenamento che hanno fatto con Holinshed, cioè pure lui l'ha piegato, niente. Sì. Però aspetta, però comunque Holinshed lo batteva a cariche. Cioè. L'ultimo allenamento no. No. Io ho visto Beck... schiena. Sì, aspetta, io però devi vedere come fanno schiena, Qua, cioè, voglio dirlo, Jordan non si può vedere. Comunque l'esecuzione di tutte e due era sporca, perché prima partiva Jordan e poi faceva fare la stessa esecuzione pure a James, Sì, però non si può vedere. Ecco. Sul pull non è impeccabile, anzi, e sai cos'è? Sembra si sono molto focalizzati sul carico, cioè Jordan si è molto prima no, adesso ultimamente lo stavo parlando anche l'altra volta, si è molto focalizzato sui carichi, carica, 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 è forte perché è fortissimo,
però sporca molto di più la tecnica ultimamente. Sì. E invece se doveste fare una domanda, una sola domanda ci avete, ad un preparatore. Come te vengono? Sono curioso. Perché no, sono cose che mi domando pure io. Ok. Una domanda sola ad un preparatore. Chi e che cosa gli chiedereste? Un preparatore del presente, vivo adesso. Chiunque. Questo è difficile, che devi per tutto. Questo devi prepararci. So già tutto. Ammettendo che risponda sincero, cioè nel senso che che ne so, cioè nel senso Beh, speriamo, tanto non lo saprei mai se ti rispondi sincero o no, in realtà. Sì, non vale. Giura che mi dici la verità. Ti giuro non saprei che risponderti, è proprio tosta. Io penso che parlerei con the diet coach, quindi con mi viene il nome? Oddio. Asito. Ah? No, no, scusa, non ha sito. Nichols. Chad Nichols. E farò una domanda molto, molto ampia e gli direi come gestisci l'alimentazione nelle 12 settimane pre-contest. Quindi con le 12 settimane che ti portano al contest, perché voglio vedere se è veramente quello che dicono tutti quanti, perché ci sono delle informazioni ma nessuno sembra che dice tutto quanto, quindi mi piacerebbe proprio un attimino capire. E anche perché ho portato Big Ram in top condition all'Olimpia, quindi cioè che cacchio gli ha fatto fare, cioè sono proprio curioso. E la seconda, magari la seconda domanda che mi terrei è quella sui pad. Io appunto, grosso modo anch'io stessa domanda, ma cambio persona, e per come sta lavorando negli ultimi anni con i ragazzi, con gli atleti a cui ha fatto fare un grosso salto, vedi Sean, vedi Brett, vedi lo stesso ragazzo che ha vinto l'Arnold, mi sfugge il nome, Nick Walker, Matt Janssen. Pure io sono molto incuriosito da Janssen, perché cioè, si trabella poco da quello che sì, fa. Sì, sbandiera davvero, dice poco. Cioè, vedi davvero, perché Sean Clarida adesso è 100 kg. Ma l'hai visto? No? Cioè, è assurdo. Calcola che è alto, cos'è, 94 centimetri. Sì, sì, ho visto. Cioè, è alto come mia figlia di 8 anni. Solo che gli va bene le mie maglie, quello discorso. No, ha fatto un cambiamento, a me piace poi, ma è lì davvero, uno dice, cavolo, questi, poi parliamo di atleti, cioè, non di neofiti, parliamo di atleti. Ragazzi, io sono l'unico a cui la faccia di Sean Clarida inquieta tantissimo. No, va, sembra coso, la bambola assassina. Sì, beh, a me dà inquietudine, io vi giuro, ragazzi, Chucky. A me dà inquietudine, non riesco a guardarlo. Chucky Clarida. Sì. Cioè, c'ha tipo queste sopracciglia perfette, sti occhietti, cioè, sì, tipo... Sì. È in miniatura, a parte i muscoli, è in miniatura, comunque. E c'è tanta gente che dice che Langford vince pure quest'anno, eh? Sì. Sta vediamo. Bene, visto adesso... Non me glielo riprendo il titolo. E comunque devi anche vedere se Sean Clarida non gareggia in Open, perché è molto, molto probabile. Ah, c'ha la qualifica pure per gli Open, però no, io non credo che vada in Open, è massacro, no. Dai. Parliamoci chiaro, proprio un massacro. Però Lansford è, secondo me è meglio di Clarida. Sì, tu l'hai l'anno scorso? È in condizione, è imbattibile, cioè è bello. Poi ho visto adesso in off, sta bene, migliorato. Probabilmente è al limite di peso, ma come tutti. Però è bello, è un bel atleta. Sono delle voci che lo volevano portare in Open pure a lui,
Te ludo. Sai, io forse pure Janssen sono molto curioso. E se no, come gestisce l'allenamento Joe Bennett nel pre-contest? Forse anche quello. Però ecco, molto, molto difficile fare una domanda a un preparatore, nel senso che è più il confronto, no? Costante, proprio vedere all'atto pratico, ti escono mille miliardi di domande, quindi... Beh, però devo fare una domandina un po' difficile, se no davvero, troppo semplice, dai. Lo so. Questa cosa. Quanto abbiamo fatto? Due orette, direi di... Di salutarci, ragazzi. No, magari ci teniamo per la prossima volta. Vai, sì. Ne avevi ancora? Sì. C'ha sempre domande. Però se li tengo per la prossima volta e niente. Tanto poi comunque comunque i Q&A li continuo a fare. Magari le persone... Ragazzi, cioè, va bene farci domande sull'allenamento, sull'alimentazione, se siete super curiosi, ma anche se volete sapere qualcos'altro in generale. Le persone qua, come... gli atleti qua in Inghilterra, come si muovono, quello che fanno, quello che non fanno. Qual è il nostro colore preferito, il fiore preferito? No, vabbè, non si può dire questa cosa per voi. Situazione sentimentale di Fede. Sposato, quindi questo non si può dire. No, quindi sì, rimaniamo solamente sui colori preferiti. Adesso inizieranno tutte domande super personali. Quali sono le vostre fantasie? Le mie versioni. Niente, dai, ci aggiorniamo per la prossima volta e ringraziamo tutti quanti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, commentare, mettere like, condividere questi podcast. E niente, questo a tutti. Ragazzi, io vi ringrazio come al solito. Ci vediamo grazie domani al webinar. Ah sì, è vero. A che ora domani? Yes. Alle 5 italiane? Alle 4 italiane. 4 italiane. Sì. Poi domani si manda... C'è anche l'ora legale domani. Ah, giusto. Vabbè, ma tanto ormai con l'iPhone è tutto automatico. Sì, dai. Infatti. Ma non c'è più la bellezza di sbagliare. Esatto. Il Leonardo troppo in anticipo. Esatto. No, infatti. Dai, ragazzi. Ciao ragazzuoli. Ciao ragazzi. A domani. Ciao a tutti. Ciao.